che probabilmente lascerà il segno in ciascuno dei presenti. Chissà che questi semi di legalità possano attecchire nel cuore dei presenti e un giorno germogliare, come è accaduto per Enzo Cubo. Se ci fosse un Enzo Cubo in ogni cittadina della Calabria, in ogni comune, avremmo una Calabria molto più civile. Se in ogni comune della nostra Calabria, della nostra terra, in ogni cittadina ci fossero sindaci come Domenico Gallelli, che è appunto il sindaco di Zagarisi, o come Carmine Cappellupo, che è il sindaco di Sersale, la nostra Calabria sarebbe sicuramente più ricca, più attrattiva, più ordinata. Entriamo immediatamente nel vivo di questa, di questo evento, perché di un evento si tratta, un evento che sicuramente resterà in ciascuno di noi presenti e probabilmente in futuro. E mi rivolgo in questo momento soprattutto ai ragazzi e alle ragazze delle varie scuole che sono presenti oggi qui. Io c'ero. Iniziamo con una canzone dal titolo Pensa di Fabrizio Moro. E Moro l'ha scritta dopo aver visto un film su Borsellino. Ecco, vedete quante cose nascono, no? Da una grande personalità, dall'attività di un magistrato, dall'attività di un docente. Ecco, sono tanti semi che germogliano ed ecco i frutti. Il primo frutto è questa vostra canzone. Prego. Entriamo immediatamente nel vivo. Il tema è Emilio le donne. Non ha bisogno di alcuna presentazione, soprattutto nella sua cittadina. E oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere la presenza della moglie Maria Opipari, del figlio, l'avvocato Pasquale Le Donne e della nuora. Dall'anno 2000 organizziamo un premio che si chiama Premio Marionio Acropoli e nel 2003 venne premiato Emilio Le Donne come alto magistrato, il primo che da Catanzaro salpò verso Roma alla Direzione Nazionale Antimafia e che ha fatto un lavoro quando ancora i magistrati non erano, diciamo, sotto i riflettori della stampa oppure dei grandi mezzi di comunicazione. Un lavoro silenzioso, efficace, che lo hanno portato ai massimi vertici della sua carriera. Venne a Acropoli, ritirò il premio e nel pubblico, ma anche tra i sostenitori, c'era il vostro professore Enzo Cubo, che ha conosciuto Emilio Le Donne, è rimasto colpito da una personalità così incisiva, da un uomo che apparentemente con una modestia indescrivibile si presentava alle persone e che poi in realtà svolgeva un ruolo così elevato, così importante. Da quell'incontro, ecco, i semi del premio, il conoscere una persona, nasce l'idea, a Enzo Cubo, di
organizzare delle iniziative a favore della legalità nell'ambito scolastico, dove lui opera da tanti anni, anche se è apprezzato giornalista che dà notizie di tutta la sua vasta area di competenze. Quindi il ruolo educativo importante del docente nella nostra terra è straordinario, perché ci sono dei docenti, e sono pochissimi, che quasi fanno i docenti e basta. Ci sono invece i docenti che, oltre a svolgere la loro attività all'interno della scuola, si occupano di cultura, si occupano di società, si occupano di organizzare, non so, iniziative sportive, e sono delle persone che formano le nostre nuove generazioni e restano nel cuore di tutti. Enzo Bubbo, dal premio Marionio nel 2003, conosce le donne e ogni anno, nell'ambito della sua scuola, organizza, invitando magistrati, Emilio De Rome naturalmente, Manzini e altri nomi importanti della magistratura calabrese e italiana, li porta a scuola, e quindi anche questi magistrati seminano a scuola quel che è il diritto di vivere in una terra in cui non bisogna avere paura di nessuno, in cui bisogna essere liberi, in cui bisogna andare contro quelli che fanno diventare ammalata la nostra società, quei pochi che alla fine danno un'immagine così negativa della nostra terra, tanto da essere tenuta a distanza da ogni possibilità di riscatto sociale e culturale. Ogni anno quindi invita un magistrato, semina nelle scuole Enzo Bubbo, e poi racchiude questa sua esperienza di 10 anni, la racchiude in questo libro che oggi viene presentato e che vede già l'interesse non solo del mondo della scuola e non solo del mondo della magistratura, ma di tante agenzie educative che per fortuna, e di tante associazioni che per fortuna svolgono ruoli importanti nella nostra terra. E tra queste istituzioni la prima, la principale, è la scuola. A questo proposito vorremmo sentire le parole della professoressa Maria Brutto, che è la dirigente scolastica apprezzata da tutti e che con queste nuove forme di organizzazione, chiamiamola così per non dire disorganizzazione futura dei vari accorpamenti, sarà chiamata a gestire non so se 4, 5, 6 plessi, per cui diventa veramente una specie di eroina. Prego, dirigente. Grazie di allietarci con il suo coordinamento oggi in questo evento che è per me particolarmente importante e chiude in bellezza il 2023. L'Istituto Comprensivo Bianco, che è costituito da due comuni, Zegarise e Sersale, ha sempre voluto parlare di legalità e ambiente. Oggi in particolare parliamo di legalità. E lo facciamo attraverso le parole di uno scrittore, e di un giornalista, e di un docente, e di un uomo, che è Tommaso Bubbo, che conosco da anni e di cui conosco il valore, la capacità, Enzo Bubbo, di cui ho che ha la capacità di riconoscere con grande sensibilità quello che accade intorno. E la bellezza di quello che accade intorno a noi può essere colta solo se è dentro di noi, solo se c'è la capacità del riconoscimento. E Enzo Bubbo questa capacità ce l'ha tutta. Ringrazio i sindaci che hanno collaborato e ci ospitano in questa sala. Ringrazio la famiglia del giudice Le Donne, che è qui con noi, che ci fa l'onore di parlare, di riflettere
sul valore di una grande vita che ci lascia un grande esempio. E saluto tutti i docenti e li ringrazio per il lavoro che hanno svolto. Questo è il primo di due incontri che faremo, il secondo lo faremo a Sersale, dove tanti altri ragazzi avrebbero voluto essere qui, ma avranno modo di poter parlare quando saremo a gennaio lì, decideremo poi la data e vedremo quale sarà. E anche in quell'occasione, se voi vorrete onorarci della vostra presenza, noi ne saremo veramente assai lieti. Detto questo, volevo in breve dire qualcosa e poi portarvi i saluti di Stefano Rossi, che ci ha mandato un messaggio adesso dall'aeroporto, dove è appena salito su un aereo, quindi ha dovuto spegnere il telefonino, però mi ha detto: ecco, porta questi saluti, e vi leggo il saluto che ci manda. Perché Stefano Rossi? Stefano Rossi è un grande psicopedagogista italiano che ha curato la prefazione del libro e ci dice, queste sono le sue parole scritte poco fa: in questi ultimi mesi abbiamo visto nuovi episodi di violenza che hanno coinvolto ragazzi giovani come Filippo Turetta e Giulia Cecchettin. Un'ennesima tragedia che ci ricorda l'urgenza di lavorare su due piani: la mente critica, cosa che fa questo bel libro sulla legalità, con cui i ragazzi possono imparare i propri pensieri. Oggi l'educazione al pensiero deve essere integrata con l'educazione al sentire, l'educazione di cuori intelligenti, capaci, come i personaggi descritti dal testo, di coraggio, tenacia, empatia e solidarietà. In un'epoca in cui i ragazzi sono bombardati dai social, trap e modelli disfunzionali, bisogna ripartire da storie luminose, storie sul coraggio di pensare, storie sul coraggio di sentire. Abbiamo bisogno di lezioni d'amore e lezioni sull'amore. Questo è il saluto che ci porge Stefano Rossi. La parola coraggio è agire col cuore, non dimentichiamolo. È stato un moto del cuore, quello che il 10 agosto ha in qualche modo infervorato l'animo di Enzo, che a un certo punto, ascoltando il giudice e le donne, ha capito che se anche noi, ciascuno di noi, non fa qualcosa, non si riuscirà a diminuire quel 27% di mafia che purtroppo avvelena, direi, la nostra regione. Tanta mafia, più di qualsiasi altra regione, di una regione povera. L'unico, diciamo, nostro grande obiettivo che possiamo porci è quello di ricordarci di quelli che sono i valori dell'uomo, i valori antichi dell'uomo: libertà, integrità, salute e giustizia, per i quali vale la pena di vivere un'esistenza e di indirizzarla al bene. E quindi, come in un'epifania, ci direbbe Proust, a un certo punto lo scrittore, uomo, giornalista, docente Enzo coglie quello che riconosce in lui come un grande messaggio, quello cioè che ciascuno di noi deve fare qualcosa nel luogo in cui abita. Ciascuno di noi deve riconoscere le parole e quindi in qualche modo uccidere il silenzio, perché è il silenzio il grande, grande alleato della mafia. E quindi ne parliamo per sconfiggere questo silenzio, per illuminare di parole, di logos, quello che potremmo anche considerare l'inatteso. Euripide ci ricorda che l'agnorisis è un dio e gli dice: l'inatteso, l'atteso non si compie, l'atteso, cioè quello che noi ci aspettiamo, si compia. All'inatteso un dio apre la via. Cioè, spesso noi ci troviamo spessissimo ad avere delle situazioni nuove, kairos, come quelle che ha avuto il 10 agosto il nostro amico scrittore, e lì riconosciamo che il caso non esiste,
ma esiste quello che per i latini era la fortuna, una fortuna che i medievali riconoscono come la dea, che ha una folta chioma sul davanti ma è calva dietro. Quindi la fortuna va acciuffata per i capelli vis-à-vis, quando c'è un'occasione essa va colta. E quindi fortuna non è semplicemente caso, ma è kairos, cioè occasione da cogliere al volo, perché noi nella nostra vita abbiamo mille occasioni quotidiane per poter essere noi stessi e per poter dare senso a quello che ci accade intorno. E quindi con questa giornata vogliamo dare senso alla nostra educazione alla legalità, perché ragazzi, voi a 14 anni per la legge sarete capaci di intendere e di volere, ma dovete cominciare ad intendere prima, perché noi siamo la somma delle decisioni che abbiamo preso prima. Il nostro presente è frutto del passato, e questo per voi è appunto il momento in cui dovete intendere per poter volere la cosa migliore dopo. E quindi questo nostro intento di educare alla legalità, ci educhiamo tutti alla legalità, perché la Costituzione la dobbiamo difendere ogni giorno. Dopodiché passo la parola al giornalista e vi auguro una bella giornata, che sia proficua e che sia profonda per tutti noi. Grazie alla dirigente scolastica, professoressa Maria Brutto, per queste sue parole così profonde e incisive. Del resto lei è abituata a parlare al cuore, no, degli alunni, ma questo era un discorso da registrare e magari da diffondere anche al di fuori di questa sala. E noi non vi annoieremo oggi, sarà, come dire, un frammento di tempo molto movimentato, c'è chi parla, ci sono video, ci sono varie, una scaletta insomma che Enzo Bubo ha studiato bene per renderla armoniosa e per renderla appunto varia. Ora c'è l'intervista immaginaria a Nicola Gratteri con Omaggio. Prego. Quando ha visto il primo morto ammazzato? Facevo le medie a Locri, spesso da Geragia, ci andavamo in autostop. Durante uno di quei viaggi vidi dei morti a terra, poi li ho visti anche vicino a scuola. Si racconta che abbia fatto arrestare anche i suoi compagni di classe? Sì, è capitato. Molti studenti nella mia scuola erano figli di capi mafia. Fece arrestare anche il mio compagno di giochi in campagna. Qualcuno ne è rimasto impresso? Con un amico giocavamo sempre a pallone davanti a casa mia. Cosa successe? Lui era emigrato a Torino con la famiglia. Molti anni dopo lo ritrovai su un veliero davanti alle coste di Miami con un carico di 800 kg di cocaina. Fece arrestare anche il presidente della corte d'assise di Catanzaro, Marco Petrini. No, non sono stato io. In quel caso era Salerno. A seguito delle nostre intercettazioni, furono loro a completare le indagini ed emettere l'ordinanza di custodia cautelare. Le dispiace? Il dispiacere c'è per tutti, ma noi siamo pagati per applicare la legge. Come erano i suoi genitori? Semi-analfabeti. Mia madre aveva conseguito la terza elementare, mio padre la quinta. Lei era casalinga, lui camionista. Cosa vuol dire vivere sotto scorta da ormai 35 anni? È pesante. Ci sono giorni in cui si soffre di più, dove viene la sindrome da soffocamento. Penso di non fare un bagno al mare da 25 anni. C'è sempre qualcuno a guardarla? Uno. Tutti, sono circondato. Ho sempre una decina di uomini attorno. Che rapporto ha con la scorta? Sono come fratelli, figli. E mai andato dallo psicanalista? Ci vado ogni domenica. Il mio psicanalista è l'orto, lavorare la terra, piantare zucchine, cetrioli, in questo periodo cavoli, broccoli, bietole e raccogliere le olive. Domenica scorsa sono stato 12 ore sul trattore per trinciare l'erba. Dove trova la forza di fare questa vita?
nella convinzione che quello che faccio serve e è utile alla collettività. Ha paura per sua moglie e i suoi figli. Pure loro hanno la scorta. Hanno cercato di sequestrare uno dei miei figli. Avevano programmato di simulare un incidente stradale per ammazzare l'altro. Sono arrabbiati con lei. Non le hanno mai chiesto perché. Non hanno scelto il suo lavoro. All'inizio sì. Ora cominciamo a metabolizzare e capire che ho fatto cose importanti. Assieme ai miei colleghi abbiamo reso la Calabria, la nostra terra, più libera. Di studenti ne ha visti tanti. Vado nelle scuole dal 1989, in media faccio 50 incontri l'anno. Ha detto che i dirigenti scolastici fanno a gara a imitare il magistrato di grido, non vale per lei? Faccio questi incontri in ferie e vado di pomeriggio o la sera. La mattina serve a dare ai ragazzi l'istruzione. La cultura è altro, si fa leggendo un libro o ascoltando chi ha fatto qualcosa nella vita. Quali riscontri ha? I ragazzi ti fanno la radiografia, per loro sono incontri che li segnano per sempre. Un prof con la Fiat mi ha sfigato, un cafone con il SUV è un modello, l'ha detto lei? La narrazione distorta di oggi, sui social i figli dei mafiosi e degli indranghetisti ostentano il SUV e l'orologio d'oro. Arruolano così giovani corrieri per portare la droga, li pagano 1.500 euro a viaggio, senza dire che rischiano di essere ammazzati o di fare 4-5 anni di carcere. La scuola talvolta è un parcheggio. Gli insegnanti si muovono a mani nude, ma con la grande responsabilità di trattare capitale umano. Diamoli più strumenti aggiornati, maggiore potere educativo. E le invasioni di campo? I genitori pensano di saperne più dei docenti. Oggi basta un voto basso per processare il professore in corridoio. I ragazzi invece hanno bisogno dei genitori per essere ascoltati, visti e considerati. Abbiamo sentito le parole di Nicola Gratteri grazie a questi due studenti. E adesso ci sarà una proiezione, no? Il video delle Iene, dal titolo La vita blindata del procuratore antindrangheta Nicola Gratteri. In ambienti molto alti nell'Olimpo dell'Andrangheta si stava discutendo di me se eliminarmi e come eliminarmi. Lui è Nicola Gratteri, il procuratore capo di Catanzaro, l'uomo più temuto ma allo stesso tempo il più odiato e minacciato dall'Andrangheta. Per questo motivo viaggia con 5 auto blindate e 10 uomini di scorta. Siamo stati con lui per un'intera giornata. Abbiamo parlato del suo lavoro. Quante persone ha arrestato? 2.000, 3.000. Siamo entrati nella sua vita blindata, come l'auto che lo trasporta. Con sua moglie quant'è che non fa una passeggiata? Non lo so. Non esiste. Lo abbiamo ascoltato parlare della sua famiglia. Io vedo i figli una volta ogni 2 mesi, 3 mesi per mezz'ora. E della paura di morire. Tutti ci ricordiamo la strage di Capaccio. Mentre guida, ha mai pensato che potrebbe accadere la stessa cosa? Ci penso sempre, però bisogna domesticare la paura. Una paura con cui convive da lontano 1989, anno in cui l'Andrangheta ha deciso di metterlo a tacere. Il tema che stiamo affrontando è molto delicato, ma c'è lo spazio per qualche battuta più leggera. Lei la macchina sua non ce l'ha per noi. Io l'ultima macchina che ho avuto era una 1 turbo diesel rossa. Lo sa che tanti vorrebbero avere come autista il procuratore? Sì. Immagino, eh? Guida sempre lei? Sempre io, dall'89 che guido la macchina, non ho mai avuto autista. Ma perché? È importante che in macchina
ci siano meno persone possibili. Gratteri si fida di pochissime persone. Meno ascoltano, meno saranno le fughe di notizie. Il magistrato si sposta con una scorta di primo livello. Significa che tutti i percorsi vengono programmati prima. E se ad esempio viaggia spesso dalla procura all'aeroporto, il caposcorta cambia ogni volta strada e a seconda dell'orario ne sceglie una meno trafficata, che non faccia trovare il procuratore imbottigliato nel traffico. Le informazioni che vi stiamo dando non sono segrete, come non è un mistero che l'auto su cui viaggia non sarà mai la prima della campagna. Se deve prendere parte a un convegno, il locale scelto viene bonificato con dei rilevatori, con i cani. Ci sono decine di uomini che lavorano prima che lei parte. Sì, sì, sì. E poi c'è molta tecnologia durante il viaggio per rendere il viaggio più sicuro. Per evitare autobombe. Sì. Di questa tecnologia ce ne siamo accorti questa mattina prima di partire. Uno dei cinque su, questo, ha montato sul tetto un jammer, un dispositivo capace di disturbare le frequenze GSM, radio e GPS. La sua funzione è quella di impedire l'esplosione di un ordigno, bloccando la frequenza radio del telecomando collegato alla bomba. È talmente potente che in un certo raggio di azione, quando passa questa macchina, i cellulari perdono segnale. Questa precauzione è stata adottata perché nell'ultima minaccia di morte a Gratteri è stata intercettata una conversazione fra andranghettisti che volevano farlo fuori piazzando un ordigno sulla strada che va da Gerace, dove abita il magistrato, alla procura di Catanzaro, e si parlava proprio di farlo saltare in aria usando un telecomando. Vedo che stiamo viaggiando praticamente, come dire, occupate tutta la corsia. Ma in sostanza una volta che passiamo noi, poi non nessun altro può sorpassare. Che è pericoloso, certo. Quindi, su di una strada a doppia corsia per ogni senso di marcia, le cinque auto di scorta viaggiano così, sfalsate una rispetto all'altra, perché il pericolo potrebbe arrivare da un veicolo in fase di sorpasso. La 'ndrangheta la vorrebbe eliminare, ma c'è un nome, una famiglia. Ci senza che ci dica il nome. C'è specifico, No. Ci sono delle famiglie, sì, famiglie in particolare per cui sono un'ossessione. Famiglie dranghettiste già colpite duramente dal magistrato nel 2019 con l'operazione Rinascita Scott. Un'indagine che ha coinvolto 2500 uomini delle forze dell'ordine in 12 regioni italiane e in 3 stati esteri e portato in carcere 260 presunti dranghettisti. Queste immagini sono state registrate dagli uomini di Gratteri. Riprendono 2 presunti affiliati mentre discutono di quell'operazione che è ancora in corso. No, c'è un casino, una cosa vuole succedere in questi giorni, eh. Dice che c'è cose, ah, c'è Gratteri che sta facendo una cosa. Sì, dice che è più grossa l'operazione che fecero prima. Dice che è una cosa proprio più paurosa. Quanti latitanti importanti calabresi ci sono in giro ancora? In questo momento 2-3, ovvero Reggio Calabria, 5 anni, ne avrà catturati oltre 150. Adesso sta lavorando a un'indagine che avrà degli sviluppi interessanti. Non si parla mai di quello che si farà. Quello che diceva è: c'è qualcuno che oggi è libero ma che domani non lo sarà più. Possiamo dire cosa fa? Sì, insegna matematica in una scuola media, è stata 18 anni supplente, ma anche in posti ad alta densità mafiosa. Ci sono stati periodi in cui lei andava a scuola e magari la bidella le sputava perché io gli avevo arrestato il marito. Una professoressa che vive sotto scorta e che nel lontano 1989, quando ha conosciuto Gratteri, avrebbe potuto scegliere magari una vita più tranquilla. Perché è successo che hanno sparato a casa della mia fidanzata e poi la notte hanno chiamato a casa e hanno detto di non sposarmi perché avrebbe sposato un uomo morto. E un assaggio di questa vita prima. Grazie alla regia del professor Vittorio Brasaniti, poi potete vederla, la trovate su internet. Ne sanno qualcosa i familiari dei magistrati, di come si vive, ne sa qualcosa la moglie, di migliore donna, i figli, insomma. C'è il mini sindaco che dopo aver letto l'intervista a Gratteri farà il suo intervento, Stefano Pioccanti. Prego. Buongiorno a tutti, sono il neo mini sindaco di Zavalise, Stefano Pioccata. Oggi sono fiero di essere qui e assistere alla presentazione del libro Semi di legalità,
del professore Bubo. Un libro che parla di stelle destinate a brillare per sempre e di cui noi giovani abbiamo bisogno per capire come si faccia a stare dalla parte giusta. Ancora più fiero perché una di queste stelle è nata e cresciuta qui, nello stesso paese in cui sono nato e cresciuto io, che grazie a lei, professore, ho imparato a conoscere meglio. Perché se l'incontro con il magistrato Emilio Le Donne in lei ha acceso la scintilla, la volontà di percorrere un percorso in me ha acceso la consapevolezza che si può davvero cambiare iniziando con piccoli gesti, con sacrifici e tante devozioni. Noi giovani abbiamo bisogno di giornate come queste, di sentire delle storie che possono appassionarci, di avere delle stelle fisse nel nostro firmamento, che quando anche tutto trema restano fisse e luminose pronte a illuminarci il cammino. Per questo, professore, la ringrazio a nome di tutti i miei compagni di scuola, con l'augurio che i semi che oggi lei sta seminando con un domani possano germogliare in persone migliori, consapevoli che, come scrive anche lei nel suo libro, la mafia teme più la scuola della giustizia perché l'istruzione toglie l'erba sotto i piedi della cultura mafiosa. Ringrazio lo scrittore Enzo Bubo per aver ricordato l'importanza di queste persone che sono morte per proteggere il paese dalla mafia. Ringrazio i due sindaci per aver organizzato e mantenuto il nostro territorio e le sue bellezze. Le forze armate per garantirci la protezione. La Croce Rossa che è sempre pronta ad aiutarci in caso di incidenti. E infine vorrei ringraziare la dirigente e i professori che ci hanno dato la possibilità di conoscere bene la storia del nostro paese. Grazie a tutti per essere venuti. Grazie a Stefano Fioccata, mini sindaco di Zagarese, e d'ora la parola passa al maxi sindaco di Zagarese, Domenico Gallelli. Grazie Luigi, grazie per la tua introduzione, un benvenuto a tutti voi, agli studenti, alla dirigente scolastica, al collega sindaco di Sersala, a Carmine, a tutti coloro i quali hanno voluto unirsi a questa magnifica giornata che è anche di sottolinea appunto l'importanza di Emilio Le Donne per la nostra comunità, e per questo voglio salutare la famiglia, la signora Maria Pasquale, la nuora, quindi il professor Piperi, quindi tutta la famiglia di Emilio Le Donne, che in parte ecco, si è rivista nell'immagine di scorta di Nicola Gratteri che abbiamo visto prima. E un caloroso ringraziamento ad Enzo Bubo, col quale ci lega un'amicizia ormai decennale e che in ogni occasione sottolinea quella che è la sua voglia di far conoscere questo magnifico territorio, cercando di valorizzare quelle che sono le peculiarità e le bellezze di questo territorio. Enzo è un giornalista con la G maiuscola, un giornalista capace di interpretare quelli che sono ecco, gli elementi positivi di questo nostro territorio. Questo suo libro è la testimonianza di 12 racconti e 12 racconti che stanno a sottolineare il fatto che la Calabria non è la regione canaglia come spesse volte viene ad essere rappresentata a livello nazionale, dove tutto è criminalità organizzata, dove tutto è 'ndrangheta. Questa è la testimonianza che ci sono 12 perle e ci sono altrettanti esempi di una Calabria che va dalle istituzioni, ai giornalisti, ai magistrati, di una Calabria che si ribella, di una Calabria che lotta con forza per cambiare lo stato di cose. Ed è necessario questo libro proprio per sottolineare l'importanza di questa Calabria sana. Spesse volte ecco anche complici alcuna forma di giornalismo. Io sono qua con due giornalisti che non lisciano il pelo al potere, ma al tempo stesso però sono obiettivi osservatori della realtà così com'è. Ogni cosa che capita in Calabria viene ad essere amplificata a livello nazionale. Lo avete visto quello che è successo col Ponte Morandi, laddove sembrava che tutto fosse 'ndrangheta addirittura domani mattina crollasse il ponte. E poi ecco, ci siamo resi conto purtroppo a distanza di mesi che era una grande bolla di sapone, e anche su questo la giornata di oggi deve servire anche ad aprire una riflessione, perché ecco, giornate come queste servono anche ad aprire una riflessione su questo tipo di approccio.
perché se è vero che in parte c'è una cattiva politica, che c'è una cattiva imprenditoria, ma c'è anche un cattivo giornalismo e c'è anche una cattiva magistratura. E se oggi siamo qua anche a celebrare, quindi a ricordare la figura di Emilio Ledonne, la ricordiamo perché Emilio Ledonne, il giudice Ledonne, è stato un magistrato che ha tracciato un percorso alternativo a quello che ho detto poc'anzi. Perché secondo me e secondo il giudice Ledonne, chi riveste la carica di magistrato lo deve fare con sobrietà. Il giudice Ledonne, per il racconto che mi hanno fatto anche gli amici, non ha mai accettato di andare da Bruno Vespa, nonostante quando era vice procuratore nazionale antimafia lo stesso l'avesse più volte invitato, perché sapeva il fatto che aveva alto il senso dello Stato, quindi serietà, sobrietà e rigore nell'azione giudiziaria. Me lo raccontava sempre l'amico suo d'infanzia Carmine Pagliaro, che purtroppo il destino ha voluto, ecco, se ne andassero insieme nello stesso anno, il quale mi ricordava, parlando del giudice con il quale ultimamente avevamo anche un rapporto di vicinanza e di amicizia, dice: il giudice Ledonne racconta sempre che prima di firmare una misura cautelare, ecco, la sera prima la metteva nel cassetto, ci dormiva la notte e la mattina dopo decideva se firmarla o strapparla, perché aveva alto il senso dello Stato, alto il senso della giustizia, perché è necessario, ecco, consegnare alla giustizia i delinquenti, ma è altrettanto necessario avere lo scrupolo di non avere il dubbio di, ecco, firmare una misura cautelare che il giorno dopo priva la libertà a un cittadino che non merita che quella libertà gli venga ad essere privata, perché questo significa non dare, ecco, testimonianza di uno Stato di diritto, significa dimostrare ben altro. E allora, perché può capitare, uno, due, tre errori giudiziari ci possono stare, ecco, ma quando poi si delineano valanghe di errori giudiziari e a pagarne le conseguenze magari sono anche i cittadini, che dopo anni, amministratori, imprenditori, che dopo anni, ecco, escono, perché purtroppo la giustizia è anche questo, dopo anni ne escono assolti perché il fatto non sussiste, allora là non si è fatto un servizio allo Stato di diritto. Là, ecco, si sono messi a repentaglio i cardini di uno Stato di diritto. Quindi la giornata di oggi l'ha voluta Enzo, ecco, proprio a Zagarise, perché Emilio Ledonne era di Zagarise e ha voluto presentare questo suo scritto, questo suo libro, questa sua, secondo me, questo suo trattato, no? per quello che dicevo prima della Calabria laboriosa, ecco, degli esempi positivi che bisogna dare anche ai giovani, perché poi, ecco, la lotta all'andrangheta deve essere ed è soprattutto, non è soltanto contrasto, ma è soprattutto un fenomeno culturale. Infatti, e se non riusciamo a incidere nei confronti delle nuove generazioni, nei confronti dei giovani, non ci saranno misure di contrasto che terranno. Tant'è vero che l'ultimo dato del Ministero dell'Interno di settembre dice che negli ultimi 15 anni l'andrangheta in Calabria si è rafforzata nel mondo, nonostante le misure di contrasto che ricordava il dottore Gratteri poc'anzi. Allora, se non ci sarà una rivoluzione culturale, e la rivoluzione culturale si farà nelle scuole, per far capire ai giovani qual è il modello da seguire, quali sono gli esempi positivi che è necessario avere davanti, quindi non seguire, come si diceva prima, ecco, non avere invidia dell'uomo col sub, ma avere, ecco, avere il senso di chi fa il proprio lavoro con onestà, con dedizione, con passione e con impegno. Questi devono essere i modelli che, specie nei giovani, devono avere un senso, e questo servirà alla Calabria, quindi una grande azione culturale. E questo libro è quello che Enzo farà con questo libro, perché andrà nelle scuole, andrà a farlo conoscere per aprire anche dei dibattiti, perché non dobbiamo aver paura anche di aprire dei dibattiti come ho fatto poc'anzi. Ecco, è necessario anche, ecco, porre l'accento su quello che non funziona,
È necessario dire la propria opinione in uno Stato democratico, specie i giovani, se c'è qualcosa che non funziona, anche nei confronti di alcune visioni. È necessario che lo esprimano, perché lo Stato democratico serve, la Costituzione tutela questo, la libertà di parola e la libertà di espressione. Su Emilio Le Donne questo comune dedicherà quindi il giudice Le Donne è stato un esempio per quello che dicevo poc'anzi, è stato un esempio per la Calabria, ne è stato soprattutto un esempio come magistrato, perché ha saputo, come vi ripeto, coniugare sobrietà, serietà e rigore. E su mia proposta questa sala, non appena il Museo Marx sarà trasferito nel centro storico, quindi il Museo d'Arte Contemporanea sarà trasferito nel centro storico, sarà dedicata al giudice Emilio Le Donne. Mi ha sempre spinto al dialogo con i giovani, a fare formazione con i giovani, e questo luogo, quindi con il suo nome, servirà ancora una volta a mantenere impresso qual è l'obiettivo che i giovani devono avere e soprattutto il senso dello Stato che devono avere nel rispetto degli altri, ed ogni funzione che uno esercita lo deve fare sempre con quella sobrietà, con quella serietà e con quel rigore del quale il giudice Le Donne è stato testimone per tanti anni. Vi ringrazio. Grazie al sindaco di Zagarise, Domenico Gallelli, che ci ha allargato così l'orizzonte. Eh sì, è diventato più vasto, siamo usciti da Zagarise così, abbiamo toccato anche questioni di carattere nazionale e internazionale, e anche per la sensibilità tangibile, no? Legata a una scelta che l'amministrazione comunale, grazie al sindaco Gallelli, concretamente, no? Cristallizza il nome di Emilio Le Donne. È vero, non era una star Emilio Le Donne, io faccio cronaca giudiziaria e cronaca nera da oltre 35 anni, quindi frequento la procura quotidianamente e gli altri uffici giudiziari. Emilio Le Donne io lo vedevo ogni giorno, ogni mattina, non voleva mai apparire, non avevamo neanche una fotografia nitida da pubblicare sulla Gazzetta, dovevamo fargliele di nascosto le foto quando c'era l'inaugurazione dell'anno giudiziario, no? Per poi tenerla in archivio e utilizzarla quando appunto c'era qualche notizia legata all'attività giudiziaria del magistrato, a differenza di molti altri che magari si presentano. Sì. E allora procediamo adesso con alcune domande da parte degli alunni della seconda A di Sersale, della scuola media, preparati dalla professoressa Teresa Riccio. E anche Giovanna Piccitore ha preparato questi ragazzi, sì. E volevo dire che in questo caso non è il giornalista che intervista, ma viene intervistato, anche se poi lui farà il suo intervento successivamente a questa breve parentesi. Iniziamo l'intervista. E mi è piaciuto molto il capitolo Le 12 stelle della legalità, luce contro oscurità. Lei ha parlato di 12 eroi, paragonandoli a 12 stelle: Emilio Le Donne, Renato Cortese, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, Nicola Gratteri e Anna Maria Frustaci, Dodò Gabriele, Roberto Di Bella, i ragazzi di Loki, Giacomo Panizza, Peppino Impastato e Luigi Giochi. Ogni stella incarna una virtù e indica una direzione di senso, la preparazione, il coraggio, la competenza, la coerenza, la perseveranza, la passione, il talento, l'etica, l'esempio, la resilienza, la responsabilità e il riscatto. Il più potente atto educativo è l'esempio orientato dalla passione civile. Su 12 stelle metà hanno radici calabrese. Ciò dimostra che la Calabria non è solo 'ndrangheta ed è abitata da tante luminose e belle persone.
Secondo lei è cambiato qualcosa grazie al profondo impegno di questi personaggi? Se sì, che cosa? Grazie Carol per la domanda. Tutte le domande sono intelligenti, spesso non lo sono le risposte. Si sente? Sì. Sì. E io ci tengo a dire, penso che si sia capito, no? Che queste stelle non le ho trovate su Google. Queste stelle le ho rincorse, le ho ammirate e le ho portate nel mio paese, ma anche a Cerva, anche ad Andali. Sono stati degli esempi, il primo Emilio Le Donne, quello che mi ha indicato la costellazione della legalità. Quindi dopo aver ascoltato le sue parole, che citerò dopo per questione di tempo, io da quel momento poi ho inseguito delle stelle e ogni anno dicevo: puoi venire a scuola a Petronà a incontrare i ragazzi? E tutti hanno detto di sì, e anche nella stesura di questo libro, l'editore che è qui presente lo sa, anzi lo ringrazio Marco Marchese per questa grande opportunità che mi ha dato, perché se questi semi cominciano a germogliare, io lo devo a lui, lo devo al premio Marionio e agli altri. E scusate per la divagazione, anche il nome delle stelle non è casuale. E a chiamare stelle questi, diciamo, testimonial dell'antimafia era una ragazza. Questa ragazza si chiamava Rita Atria e viene considerata la settima vittima della strage di Via D'Amelio. Ad una settimana della strage di Via D'Amelio, questa ragazza a Roma vola dal sesto piano, era un'amica di Paolo Borsellino. E questa ragazza aveva un concetto alto di legalità, alto perché diceva: tutti parliamo di mafia, di 'ndrangheta, ma i primi mafiosi siamo noi. Prima di guardare dove sta l'illegalità, ci dobbiamo guardare dentro. Ecco, io grazie a questa ispirazione, Giudice Le Donne, Rita Atria, e poi scrivendo il libro ho avuto, insomma, tanti messaggi, no? E allora ho continuato, insomma, da quello che sento negli ultimi giorni, mi mandano le foto col libro, ecco, vogliono la dedica, io non sono lo scrittore, no? Però, diciamo, capisco che intorno a me c'è attenzione verso questo libro. Torno alla risposta. Secondo lei è cambiato qualcosa? Certo, è cambiato qualcosa. Una volta di questi temi non venivano mai trattati, erano temi tabù. Anche nel mio paese, dove ci sono stati una ventina di arresti, se non mi sbaglio il 22 di settembre, nessuno ha parlato di questa cosa. Eppure nelle case dei petronesi non si parlava d'altro. Ma nessuno ha organizzato degli incontri pubblici per dire cosa sta succedendo a Petronà, a Cerva e negli altri paesi, adesso non ricordo l'operazione Carpentos su quali paesi ha attenzionato. E quindi se se ne parla vuol dire che adesso c'è il coraggio, no? Di agire, e speriamo che le nuove generazioni sappiate fare meglio di noi. Tutto qua. Capitolo del suo libro, a pagina 129, porta il nome di Antigone. E quindi vorrei fare una domanda che nasce proprio dal mito greco. La contrapposizione tra Creonte e Antigone è complessa e tutti i conflitti che emergono sono riassumibili in un unico conflitto, ovvero quello in cui Antigone ha contrapposto la difesa della dignità umana alle leggi dello Stato. Dal rapporto Antigone 2023 sullo Stato carceri emerge che per svariati motivi, sovraffollamento, mancanza di strutture, eccetera, si creano barriere oggettive alla rieducazione dei detenuti. Secondo lei è possibile creare un sistema efficace per il recupero dei detenuti, soprattutto minori? Grazie. Grazie Rebecca. Sicuramente con la professoressa Ricciolo, che è anche scrittrice, avete parlato, no, di questo personaggio della tragedia di Sofocle. Lei cercava la giustizia, no? E tutti noi dovremmo farlo. Sappiamo che nei penitenziari, nel carcere, non si vivono delle belle situazioni, no? Chi ci lavora lo sa, sono troppe le persone che stanno nei penitenziari e non c'è la possibilità, no, di costruire
delle alternative, ma un carcere non può essere pensato come qualcosa dove chi ha sbagliato, no, resti, diciamo, dannato in eterno, no? C'è la possibilità di, ci sono persone che in carcere sono anche laureate, che si sono ravvedute, c'è stato, diciamo, una svolta. Quindi a volte si finisce in carcere perché ci, che ne so, la persona è disimpegnata, non sa che fare, non ha un orizzonte di senso. Una volta che sono lì dentro bisogna dargli la possibilità di fare altro. Per esempio io collaboro col Tribunale dei Minori di Catanzaro con il progetto JAC, processo simulato che cito nel mio libro. C'è un tribunale a Catanzaro che il sabato ospita ragazzi come voi, noi di Petronà andremo in primavera, dove loro simulano un processo simulato. Quindi ecco, servono delle idee per dire ai ragazzi, a tutti, che magari si può anche sbagliare, però poi perseverare è anche diabolico. E la domanda è sui minori, no? Si sa che l'adolescenza è anche l'età un po', si riflette poco sulle come dire, conseguenze delle proprie azioni, però una volta che ci sta l'errore poi bisogna, ecco, individuare la strada giusta, perché le strade sbagliate, quelle che abbiamo visto prima, non portano da nessuna parte se non al cimitero, se non in galera, se non ad una vita che non è degna di essere vissuta. Tutto qua. Buongiorno a tutti. Il capitolo dedicato alla legalità nella musica per noi ragazzi è stato davvero entusiasmante, perché ci ha fatto capire che la musica non è solo un divertimento, ma anche riflessioni su temi profondi come quelli della mafia. Paolo Borsellino affermava che l'impegno contro la mafia non può concedersi pausa alcuna. Leggendo il libro abbiamo capito che la criminalità organizzata, la mentalità mafiosa, può essere debellata solo attraverso la cultura. Lei crede sia possibile in un mondo come quello attuale, dove tutto è spettacolo e immagine, e dove si vada più all'avere che all'essere? Sì, innanzitutto la musica. E io ne approfitto per dirvi che uno spazio del libro ha dato il suo contributo a un artista di Serzale, un artista veramente con la maiuscola, sto parlando di Carmine Torchi. Carmine Torchi è da me interpellato, ha scritto una paginetta del libro Semi di legalità, perché è proprio Carmine Torchi. Carmine Torchi è stato a Petronà, quando sono venuti gli amici di Peppino Impastato, e Carmine Torchi ha spiegato nel libro e la canzone E sale quanto basta, dell'attrice Annalisa Inzardà, che conosci benissimo. E quindi lui ha interpretato questa canzone dedicata a Peppino Impastato. Poi io l'ho chiesto: Carmine, ma secondo te con la musica è possibile, no? Come vedevamo prima Fabrizio Moro, come vedremo anche alla fine con Ermal Meta, è possibile veicolare dei messaggi? Carmine diceva: beh, i messaggi bisogna vedere chi riceve il messaggio, no? Cosa ne fa di quel messaggio? Però è importante, no? Veicolare delle visioni, lui le chiama delle visioni sociali, e quindi lui, Carmine, quando può, non si sottrae. Quando sarò a Serzale, ecco, magari se c'è la possibilità di invitare Carmine, è sempre una persona veramente di una sensibilità veramente sconfinata, una persona vera, autentica, ed è giusto così. E torniamo alla domanda, ecco, la cultura può servire, non abbiamo alternative, come diceva prima il sindaco, no? Cioè, l'andrangheta diventa sempre più potente, e quindi, come dice Gratteri, una parte la deve fare la giustizia, lo Stato, con le leggi, con l'organizzazione, no? Ma il resto tocca a noi, tocca alle famiglie, tocca alle scuole, lo dobbiamo fare per forza, no? Perché è l'unico strumento che abbiamo non violento per dirvi quale strada intraprendere, la strada quella della serenità, della bellezza, perché non è bello, no? Sentire un rumore, girarsi e dire mi stanno uccidendo, no? Non penso sia una vita, ecco, che si possa vivere questa, no? Non è vita, ecco perché serve il seme, no? Qualcosa che tendi verso la luce e non verso l'oscurità. Grazie. Il capitolo La legalità nella letteratura l'ho trovato molto stimolante, specialmente per la pratica delle life skills.
In classe leggiamo brani antologici di autori che narrano la vita e ci trasmettono messaggi educativi fondamentali e che hanno come tema la legalità. Nel corso della sua carriera scolastica, quali sono state le opere e gli autori che lo hanno stimolato ad appassionarsi alla tematica della legalità? Sì, per quanto riguarda le opere letterarie, io penso ci sia qualche traccia di legalità nella Divina Commedia, dove ti spiega dove vanno a finire i personaggi se commettono degli errori. Ma nel mio libro cito il Decameron, perché c'è una novella di Boccaccio che fa vedere una persona che anche in punto di morte, no, quando la persona è disonesta, lo è anche davanti al prete che va lì per salutarlo per l'ultima volta, imbroglia anche il prete, quindi vuol dire che ci sono persone che, come dicevamo prima, non conoscono pentimento. E poi c'è Il giorno della civetta, che avete citato subito dopo, è stato il primo scrittore, Sciascia, che ha proprio messo nero su bianco quella che è l'andrangheta e quello che è il nemico numero uno dell'andrangheta, come diceva il sindaco, che è l'omertà, che è il silenzio. E prima ho dimenticato di salutare Sara. Grazie Sara e grazie Giulia per la domanda. Sì. Infine voglio leggere un passo che mi è piaciuto molto, scritto da Leonardo Sciascia. La mafia era ed è altra cosa, un sistema che contiene e muove gli interessi economici e di potere di una classe che approssimativamente possiamo dire borghese. E non sorge e si sviluppa nel vuoto dello Stato, cioè quando lo Stato con le sue leggi e le sue funzioni è debole o manca. Ma dentro lo Stato, la mafia, insomma, altro non è che una borghesia parassitaria, una borghesia che non imprende, ma soltanto sfrutta. Grazie. Sì, parassitaria, hai usato questo aggettivo, no? Anche il sindaco, no? Nel suo discorso accennava a questa cosa qui. Parassitaria è, per utilizzare un linguaggio semplice, no? Perché ci siete voi ragazzi ed è giusto che noi parliamo in maniera semplice. E le pulci, le zecche, no? È troppo comoda quella vita, no? Si mettono su qualcun altro e ne sfruttano, diciamo, le potenzialità. Quindi il paragone è questo, non è giusto. Non è giusto che della tua vita puoi farne quello che vuoi, no? Però decidere sulla vita degli altri, condizionare la vita degli altri, perché le mafie si prendono la vita delle persone e se la rubano piano piano, no? Quindi questa cosa non mi sembra giusta, perché ognuno dispone della propria vita, non della vita degli altri. Questo non va bene. E la nostra libertà, come dicevano esperti, finisce laddove inizia quella di un altro, no? Quindi se inizia la libertà di un altro, io non posso condizionarne il suo vissuto. Tutto qua. Grazie per le domande. Paola, una poesia. È già pronta per la poesia. Allora ringraziamo gli allievi. Sì. Brillantemente preparati dalle professoresse Teresa Riccio e Giovanna Piggitore per queste domande poste all'autore, il quale, come abbiamo detto prima, farà il suo intervento più avanti. Adesso la scaletta prevede la poesia dal titolo Io no, scritta e declamata dall'alunna Sara Mancuso della seconda A di Sersani. Quindi è una sua poesia, lei è autrice e legge una sua poesia. Bravo, prego. Io no, non voglio guardare e lasciar stare, vedere le persone soffrire, solo perché non si fanno intimorire. Io no, non voglio accettare di vedere i cattivi a comandare, con mezzi illeciti e comportamenti impliciti, come me tanti altri, contro quelli che si credono scaltri, per dire no alla mafia e per dimostrare la sua inefficacia. Costruiamo una muraglia contro questa vile gentaglia. Onore alle persone che hanno servito il paese e che non si sono mai arrese, che non vengano mai dimenticate e che siano sempre ricordate. Sara Mancuso, seconda A. Grazie alla poetessa Sara Mancuso. E adesso al microfono la poesia
dal titolo Udii nel tempo di Tessa Rubini, questo è il nome, scrittrice fiorentina, interpretata da Michel Faragosto. Udì nel tempo che gli uomini sensibili non assorbono la banalità della vita, rimangono sospesi a meditare solitari sui misteri del cuore e della vana perfezione dell'umanità. Udì nel tempo che gli uomini sensibili sono capaci di un amore ingenuo per la totale comprensione delle cose, appartengono solo a se stessi, nati liberi, riposano nella sicura capanna della loro anima, mentre fuori in furia l'ingratitudine del mondo. Sono l'essenza di ciò che significiamo. La poesia è anche pubblicata nel libro di Enzo Cubo. È arrivato il momento di sentire le parole del primo cittadino di Sersale, Carmine Cappelluto, un comune che insomma, è limitrofo a Zagarise, no? È attaccato, quindi c'è una sinergia sia culturale che territoriale. In futuro magari accorperanno, chissà. E allora la parola al sindaco di Sersale, Carmine Cappelluto. Grazie. Quello mi sembra più vivo quello del microfono. Sì, buongiorno a tutti. Allora, io difficilmente mi emoziono, difficilmente vado in difficoltà, ma stamattina sono veramente in grande difficoltà, lo diceva Renzo, perché dopo l'introduzione e il coordinamento magistrale di Luigi Stanzi, dopo anche gli interventi veramente interessanti, e sottoscrivo tutte le parole dell'amico collega Domenico Gallelli, ma anche della mia dirigente scolastica, per la grande attenzione su questi temi, no? E la profondità. Sono veramente felice di rappresentare l'amministrazione comunale, portarvi il saluto dell'intera amministrazione comunale. Sono accompagnato stamattina anche dal dottore Colosimo, l'assessore Colosimo, quindi su questi temi noi da questo punto di vista ci siamo sempre, perché riteniamo molto importante. E quindi non ripeto gli interventi magistrali di chi mi ha preceduto, ma voglio dare qualche altro contributo, non prima chiaramente di aver salutato il padrone di casa, di aver salutato la scuola, la dirigente, tutte le docenti che ancora una volta hanno dato dimostrazione di attaccamento alla loro professione, ma soprattutto alla capacità di trasmettere anche i loro saperi a questi nostri ragazzi. E soprattutto un saluto alla famiglia Le Donne, del giudice Le Donne, perché oggi si è tracciata la figura di un magistrato veramente esemplare, e Enzo ha tratto questa figura in tutte le sue sfaccettature, facendo capire veramente la bontà del servizio di questo magistrato, del servizio rigoroso, serio, importante che ha avuto nella nostra terra, ma soprattutto nella lotta alla legalità. Allora io vorrei porre l'accento su una cosa che ormai vorrei sembrare anche, forse lo vorrò, però l'importanza di questi ragazzi di oggi, perché poi alla fine questi semi di cui parla Enzo, devono trovare corrispondenza soprattutto in queste nuove generazioni, e su questo sono profondamente d'accordo con Domenico. L'obiettivo è chiaramente di cercare di lavorare su queste nuove generazioni. Io dico che la nostra generazione in alcuni momenti ha fallito, anche la generazione che ci ha preceduto, Enzo. Perché? Perché purtroppo ora ci siamo avviati verso una società malata, lo dobbiamo dire chiaramente, una società dove ha perso autentici valori di vita, li ha persi. Se noi oggi parliamo di legalità, parliamo di ambiente, è perché effettivamente c'è chi prima di noi ha fallito. E allora la risposta dove la troviamo, dirigente? La troviamo nelle nuove generazioni,
nei ragazzi che oggi qui ci ascoltano e che sono diventati protagonisti, dei ragazzi che si affidano ad un caposaldo di questa società, che è la scuola, anche perché la famiglia è venuta meno in alcune circostanze, perché noi abbiamo ancora bisogno di due grandi capisaldi di legalità, di attenzione alla vita, che sono la scuola e la famiglia. Se crollano questi due capisaldi, io penso che le nostre nuove generazioni già falliscono in partenza. E quindi questi semi di legalità devono avere la capacità di poi promuovere i frutti, che sono i frutti, sono questi ragazzi. Io confido molto nelle nuove generazioni. Confido molto nella nuova generazione perché c'è un corpo docente che è vero a mani nude, però si spende tantissimo, non soltanto nel trasmettere il proprio sapere, ma a volte si sostituisce alle famiglie e alla capacità di dialogare, di relazionarsi con questi ragazzi e di educarli effettivamente alla legalità, ai valori sani della vita. Noi di questo abbiamo bisogno. E io lo dico sempre, vorrei che questi ragazzi un domani fossero la nuova anche classe dirigente dell'amministrazione comunale, perché abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno di una generazione che si approccia con i problemi in una maniera diversa. Noi parliamo spesso di educazione ambientale, parliamo spesso, io so che nelle scuole state lavorando sull'educazione stradale, sulla legalità, ecco, su questi temi non dobbiamo assolutamente fermarci. Non dobbiamo assolutamente fermarci, bisogna lavorare. Quindi il lavoro che farai anche tu è importante, perché Enzo è parte di una comunità, parte viva di una comunità che attraverso i propri scritti può smuovere determinate coscienze. Questa deve essere la grande capacità e la missione di questo libro: smuovere le coscienze, quella coscienza civica, quella partecipazione attiva alla cosa pubblica, la famosa cittadinanza attiva. Noi di questo abbiamo bisogno. E allora questo deve essere uno strumento che penetra profondamente nelle coscienze di queste nuove generazioni. E lui avrà un grande compito, perché viene da un territorio difficile, un territorio dove si mastica amaro. Viene da un territorio difficile, quindi ha la capacità di poter entrare in queste nuove coscienze. E lo farà con i mezzi, con la grande capacità che ha lui, con la grande formazione dalla quale proviene. Quindi non fermarti, devi continuare a seminare nelle scuole, perché è da lì che dobbiamo partire, perché da lì c'è il futuro e la speranza per una nuova dimensione di vita diversa, per recuperare quei valori che stiamo lentamente perdendo. E qui sarà veramente la tua grande capacità, e qui questi semi di legalità possono veramente dare i frutti che speriamo e auspichiamo tutti quanti. E allora per questo buon lavoro, Enzo. Grazie al sindaco di Sersale, Carmine Capellupo, che solletica, sollecita, scuote le coscienze soprattutto delle famiglie, che forse, come ha accennato, hanno un po' perso nel tempo quel ruolo incisivo nell'educazione, nell'indicare la strada giusta ai propri figli. E anche come profondo conoscitore del territorio presilano, che purtroppo merita attenzione molto più importante di quella a cui si dedica, non dal punto di vista istituzionale e dello Stato. Cosa c'è prima del libro, nel libro, se non l'editore? E quindi è arrivato il momento, no, di far parlare il regista della pubblicazione firmata da Enzo Bubo. Ed è l'editore, officine editoriali Tacleto, Marco Marchese, che ringraziamo per la sua presenza. Grazie, io parlerò in piedi e mi scuso con voi per le spalle, anche perché desidero raccontarvi un po' di cose. Io mi occupo di legalità da 36 anni, da quando ne avevo 16. La prima volta che ho pagato un prezzo per la mia attività in favore della legalità è quando
tantissimi anni fa, ero poco più che ventenne, io in quegli anni vivevo in una contrada in provincia di Cosenza, in un comune della provincia di Cosenza, sul mare, e ad un muro mi occupavo di tossicodipendenze. Erano anni terribili perché dilagava l'eroina, e a fianco al muro della chiesa, quindi proprio il cuore di quella contrada, no? Comparve una scritta. Non l'ho mai dimenticata nonostante gli anni. O Marchese, è il mio cognome, cavalca la via degli eroi senza spada. Sembrava pure una cosa quasi simpatica. Invece aveva un significato preciso, perché gli eroi con la spada erano in pratica gli eroinomani, perché nel gergo la siringa col quale l'eroinomane si inietta la sostanza stupefacente viene chiamata spada. E quindi il messaggio che era rivolto al sottoscritto era: cavalca la via degli eroi senza spada, non ti devi occupare di quella cosa là. Perché ho pagato un prezzo? Ho pagato un prezzo in termini di isolamento, perché quella scritta è rimasta lì per un mese e non è andata a cancellarla nessuno. Poi un mio buon conoscente ha preso della vernice bianca, era scritta con della vernice nera questa frase, da lì passavano tutti, no? Ha cercato di cancellarla mettendo il bianco, però poi è piovuto e nel giro di un mese è ricomparsa di nuovo. Ed è rimasta lì 25 anni. 25 anni. E sapete quando è stata cancellata quella scritta? Quando il muro è stato rifatto, perché l'hanno dovuto demolire. Questo si chiama isolamento. È una cosa brutta. Il mio, poi nel mezzo, diciamo, c'è stata un po' tutta una vita. Mettiamola così, ho avuto una vita un po' avventurosa per certi aspetti, ma non sono qui per parlare di questo. Qui è il mio ultimo contributo in favore della legalità, e la pubblicazione di questo libro di Enzo. In tutti questi anni mi sono sempre posto una domanda: qual è il motivo, cioè qual è quella cosa che muove un mafioso, un 'ndranghetista, a fare l'attività che fa, a vivere nell'illegalità? Partiamo da un presupposto: la vita dello 'ndranghetista non è una vita felice. Sicuramente può essere una vita ricca di sostanze economiche, anzi ci sono sostanze economiche di alcune famiglie mafiose che sono inimmaginabili, perché parliamo addirittura di miliardi di euro, che è una cifra con la quale io non so veramente che cosa si può acquistare. Ho un ricordo del magistrato Emilio Ledonne, caro, perché credo di aver seguito 10 anni di sedute di commissione parlamentare antimafia. Fra questi io mi ricordo, come se fosse accaduto ieri, un'audizione di Emilio Ledonne, che davanti ai commissari, questi 25 fra deputati e senatori, ad un certo punto disse, parlò di una sua inchiesta, no? E disse: vedete, a Cosenza c'è una strada, via degli Alimena, che è un'elegante strada di Cosenza, dove ad un determinato civico, un numero civico, c'è uno studio da commercialista, dove lì sono domiciliate 4 società. Poi Emilio Ledonne fece una precisazione da buon calabrese e disse: attenzione però, nonna Quattrina, che è un numero indefinito che può significare anche 20, 30, 40, 4, 1, 2, 3, 4. In queste 4 società, queste 4 società sono proprietarie di 1200 appartamenti, quindi un paese di circa 3000 abitanti. Quanti abitanti fa Zagarisi? Quanti? Il doppio. E 500 appezzamenti di terreno, naturalmente edificabili. Poi la seduta fu secretata perché
doveva funzionare così, ma poi si seppe pure chi erano i proprietari. Quella fu per me una lezione, perché da quel giorno io ho incominciato ad essere critico e a consumare in modo critico. Se so con una ragionevole certezza che una determinata attività porta i soldi ai mafiosi, io non la frequento e faccio una semplice azione di boicottaggio di quell'attività. I miei soldi lì non ci vanno. Poi mi sono interrogato qual è questo meccanismo che scatta, no, nella persona, nel mafioso, nell'ndranghetista, perché corre tutti questi rischi. Perché i mafiosi tutti non è che fanno, ripeto, hanno delle ricchezze sconfinate, però mattina, mezzogiorno e sera c'è sempre qualcuno che gli vuole fare le scarpe. E quando parliamo di fare le scarpe significa che le vogliono uccidere per prendere il proprio posto. Oppure i rischi connessi alla giustizia, perché c'è sempre, naturalmente, dei magistrati, dei pool dei magistrati che li arrestano. E spesso, siccome si parla sempre di reati gravissimi, spesso i mafiosi finiscono in galera per tutta la vita. Qual è la molla che scatta in una persona a sottoporsi a questi rischi per non godersi nemmeno, voglio dire, le ricchezze che hanno accumulato? Noi addirittura, prendete un paese come San Luca, vivono come i topi, perché vivono, quando diventano latitanti, nei cunicoli, nelle stanze segrete scavate sotto le loro case, oppure scavate, insomma, letteralmente sotto terra. Penso di aver capito che cosa muove queste persone: il potere del possesso, che non è un possesso materiale, più sottile, la possibilità di poter far fare delle persone ciò che si vuole e di disporre addirittura della vita di quelle persone. Per capire questo concetto, no? Oggi per esempio c'è un gran parlare sui femminicidi, ok? E di attualità. Perché ci sono persone che uccidono la propria arrivano ad uccidere la propria compagna e una moltitudine di persone che fanno passare la pena dell'inferno alle proprie compagne? È un disturbo comportamentale. Questo disturbo comportamentale si chiama delirio di onnipotenza. Adesso, per capirlo, vi faccio un esempio pratico e chiedo al professore Bubbo se mi presta il suo telefono. Molto gentilmente io ho preteso il telefonino del professore Bubbo. E sapete cosa ci voglio fare? Non lo faccio, naturalmente. Sapete cosa ci voglio fare? Vi voglio far dare la password, perché dentro voglio vedere quello che c'è, e già questo è abusivo. Non solo, voglio accedere ai suoi social network, perché se ci sono dei post che non mi piacciono sul suo Instagram, che il professore Bubbo non ha, ma Facebook sì, io quei post glieli voglio cancellare, quelli che non fanno comodo a me. Poi dopo voglio disporre della sua vita. Com'è che posso disporre della sua vita? Attraverso il possesso del suo telefonino. Te lo restituisco subito, eh? Incomincio magari a cancellare i suoi più bei ricordi, le fotografie, che lui con tanto amore conservava, io glieli voglio cancellare. In questo momento ho acquisito un grande potere. Se il professore Bubbo non si ribella, io ho acquisito un potere enorme sulla sua vita solo con questa piccola cosa. Pensate quando questo potere diventa così grande, dove io posso decidere magari della vita del professore Bubbo, della libertà del professore Bubbo. E mi accingo alla conclusione raccontandovi una storia. Qualche anno fa, in una zona della Calabria, adesso non ha importanza citare nomi e circostanze, no?
immaginatevi un centro commerciale grandissimo con pieno di negozi, va bene? A un certo punto, una bella mattina, esce fuori, abbiamo la Gazzetta del Sud, proprio la Gazzetta del Sud e tutti gli altri quotidiani a 9 colonne, come si usa dire, quindi a piena pagina, con la notiziona che il proprietario di questo centro commerciale era stato arrestato, lui, il fratello, la Sacra Famiglia. Poi si partiva dal presupposto di una famiglia sui generis, perché la stampa pubblicò nell'articolo anche alcuni stralci dell'ordinanza in cui si diceva che questa persona che era stata arrestata era così cattiva e così mafiosa che addirittura dispose la gambizzazione del fratello. La gambizzazione è che io parlo con un sicario, con un'altra persona, dice: sente, vada a mio fratello, spargli alle gambe perché mi ha fatto un torto e deve pagare per questa cosa qua. E naturalmente i giornali hanno descritto questo fatto con assoluto sdegno, e io ho fatto un po' la parte di quello, come posso dire, un po' del sempliciotto, no, della situazione. Mi sono preso il giornale, ho fatto un sondaggio, ho avvicinato col giornale le prime 30 persone che avevo a portata di mano e io ho detto: ma guarda, ma pure questo qui, com'è possibile? Ho fatto un po' l'ingenuo. 28 di queste 30 persone si sono sorprese della mia sorpresa, perché mi hanno detto: Marco, che ti sorprende? Si sa che questo qui è un mafioso, si sa, lo sanno tutti. E allora lì sono scattate nella mia mente alcune domande. Se tutti sanno che quella determinata attività commerciale è enorme, più di 120 negozi, è appannaggio dei mafiosi, mi spiegate perché tutti i santissimi giorni è pieno così? Questo mi ha fatto capire che abbiamo qualche problema da risolvere nella cultura di ognuno di noi. Prego. Appena si dice che quelle 28 persone in realtà non sapevano che quello là era un mafioso, ma giusto l'hanno detto per me in gradassi. Può darsi. Però ascolta com'è finita la storia, perché ci sorprenderà. Allora ho detto: ma se tutti quanti lo sanno, è strano che ci siano, che questo centro commerciale è sempre pieno così. Come fanno le persone a non importarsene di questa cosa? Poi la mia riflessione è andata ancora più nel profondo e ho detto: ma se tutti quanti sanno che questo qui è un centro commerciale appannaggio dei mafiosi, perché tutti quei negozianti vanno a pagare un affitto carissimo in quel centro commerciale per avere il proprio negozio aperto? E poi un'ulteriore domanda: sapete che nei centri commerciali quasi tutti i negozi che ci sono negozi di grandi marche, catene nazionali, i famosi franchising, no? Trovate le firme, grandi firme o firme note. E dico: ma se tutti quanti sanno che lì è appannaggio dei mafiosi, allora se io volessi aprire, no, un negozio di una catena, ci manco solo che mi chiedono l'analisi del sangue per vedere se c'è il colesterolo. E se c'è il colesterolo magari non me lo aprono il negozio. Invece, se tutti sanno che è appannaggio dei mafiosi, nessun problema. Allora vedete che noi abbiamo un grandissimo problema di cultura. Poi com'è finita questa storia? Sono passati, mi pare, 6-7 anni, è arrivata la sentenza definitiva, e indico il sindaco perché ne ha accennato prima, assolti. Non era vero niente. Allora dobbiamo fare molta attenzione. Dobbiamo fare molta attenzione, perché prima di puntare il dito contro qualcuno, e questo vale in via generale, non solo per i mafiosi, dobbiamo essere prima di tutto certi che determinati fatti siano accaduti, critici, e dobbiamo anche scegliere bene
le fonti dal quale approvvigioniamo la nostra informazione, perché se queste cose accadono spesso, non su questa testata, una qualsiasi, su una determinata testata, significa che c'è qualche problema anche con la stampa. Io ne sono un operatore. Quello che noi dobbiamo scardinare, chiudo davvero, non è la cultura mafiosa. Sapete perché? Accostare la parola cultura alla mafia non va bene. La parola cultura è troppo nobile, troppo bella per essere accostata alla mafia. Non esiste una cultura mafiosa, come se fosse. Esiste un comportamento mafioso di una minoranza di persone che fanno parte attiva dell'andrangheta e delle mafie, e poi intorno c'è invece una moltitudine più grande di persone che praticano invece un comportamento che si chiama comportamento mafiogeno. Sono tutta una serie di persone che non sono direttamente non fanno parte attiva delle cosche mafiose, ma mutuano, traggono esempio del modus operandi, cioè del modo di fare delle cosche mafiose, utilizzando per esempio il ricatto, utilizzando per esempio la compromissione. La dirigente scolastica prima ha citato una parola molto bella, che era appunto senza essere compromessi, senza essere compromessi, l'integrità, citava l'integrità della persona. Essere integri significa cercare di evitare, come la morte, di essere conniventi, di scendere a patti, di favorire. A nessuno naturalmente è richiesto di diventare eroi o di crocefiggersi per lottare contro la mafia, ma se singolarmente ognuno di noi riesce ad essere critico su ciò che pubblicano gli organi di informazione, su dove noi portiamo i nostri soldi quando consumiamo qualsiasi cosa, allora forse c'è speranza per far cambiare le cose. Far cambiare le cose non può che passare attraverso la cultura, quella generale, quella vera, attraverso naturalmente i giornali, attraverso gli organi di informazione e soprattutto attraverso i libri. Io sono lietissimo di essere qui, vi ringrazio per l'ospitalità e soprattutto grazie per avermi ascoltato. Grazie a Marco Marchese, editore Officine Editoriali d'Acleto, che ci invita singolarmente, no, al boicottaggio, no, a questi comportamenti che così molti, senza neanche riflettere, no, abbiamo, e invece dovremmo essere molto più attenti. E anche lo ringraziamo per l'uso della parola cultura, che spesso appunto viene associata, no? Cultura mafiosa, cultura dal punto di vista antropologico potrebbe passare, ma non deve appunto accostarsi, no? Una parola così bella con un termine così infame. Adesso le alunne interpreteranno donne che hanno combattuto contro la mafia e sono gli allievi della seconda e terza A di Zagarise, preparate dalle professoresse Cinzia Spadavecchia e Giovanna Pingitore. Prego. Come scrive Nando della Chiesa nel suo libro Le Ribelli, sui pannelli della lunga storia della lotta alla mafia, si stagliano alcune figure femminili, donne con coraggio, con una richiesta di giustizia e con un universale. La loro ribellione nasce non dai sentimenti civili, ma dall'amore ferito a morte. Donne ribelli che rendono onore alla donna siciliana, considerata per lunghissimi decenni l'emblema della sottomissione del silenzio. Oggi vogliamo ricordare la voce di queste donne per rendere onore al loro coraggio e alla forza rivoluzionaria dell'amore. Io sono Felicia, la madre di Peppino Impastato. Figlia della Grande Guerra, sono nata nel 1915 a Cinisi, un posto in cui l'autorità si chiamava mafia. La mafia ammazzava per le strade, pretendeva versamenti dai commercianti, combinava e impediva i matrimoni. E fu così anche per me. Non mi venne concesso di sposare l'uomo che amavo, ma fui costretta a sposare Luigi Impastato.
Io non lo sapevo, ma lui era un mafioso vero. Poi lo capì, ma mi mise le cose in chiaro, specialmente quando nacquero i miei figli, Giuseppe e Giovanni. Non volevo che quella gente girasse in casa mia, ma Giuseppe e il mio Peppino avevano singolare passione per la lettura e cominciava a capire in quella realtà vivessimo. Leggeva e commentava i giornali, si era appassionata alla politica e, come dicevano al cinesi, si era messa a fare i comunisti. Era il 68 e lui continuava la sua strada. Per lui il potere da combattere però non era il capitalismo, ma era Don Tano e tutto il mondo intorno a lui. Un mondo arrogante, tenuto sempre da relazioni, sentenze, preferenze elettorali, assoluzioni. Mio marito era sempre più duro con lui e le sue idee. Quando poi lui si mise a fare la radio, Radio Out, mio marito partì per l'America, perché non sopportava più quel figlio ribelle, e quando tornò, dopo un mese, venne investito da un'auto. Peppino continuava a fare comizi, interventi, e io ero sempre più spaventata. La sera dell'8 maggio del 78, un'auto lo costrinse a fermarsi vicino a un passaggio a livello. Lo uccisero e lo misero sui binari. Lo hanno fatto saltare in aria per inscenare la morte di un terrorista vittima dello stesso esplosivo. Ma i suoi compagni di movimento e di radio fecero ciò che solo la somma di amicizia e fede può fare, e indagarono per trovare la verità. Io mi istituì parte civile, ormai ero la capostipite della nuova famiglia. Loro si immaginavano che da buona siciliana tenevo la bocca chiusa. Io parlai invece e divenni una delle più scomode, indomite figure della storia giudiziaria siciliana, e dopo tanto lottare, dopo anni interminabili di resistenza, ebbi giustizia, penale ma pur sempre giustizia, all'ergastolo per badalamenti. Buongiorno a tutti, sono Lea Garofalo e sono una testimone di giustizia. Il mio destino è stato segnato dalla nascita perché ero la terza via di una famiglia mafiosa. Io non volevo un futuro del genere, volevo diventare un avvocato con una vita onesta e serena. A 20 anni partì con il mio compagno Carlo e mia figlia Denise per Milano in cerca di un futuro migliore, pensavo io, mentre invece lui voleva soltanto espandere in tutto il nord Italia le attività criminali della mia famiglia. Ho provato a fargli cambiare idea e ad allontanarlo dalla 'ndrangheta, ma senza risultati. Per cui, quando fu arrestato per spaccio, decisi di chiudere io il mio amore con lui e di cambiare la mia vita per dare a mia figlia tutto quello che nessuno aveva mai dato a me. Per questo sono diventata testimone di giustizia e ho raccontato tutto quello che sapevo sulla mia famiglia. Ma il destino non fa sconti, e quando Carlo è stato rilasciato ha iniziato a cercarmi e mi ha tolto la vita senza tanti rimpianti e scrupoli di coscienza. Ma non sono morta invano. Anzi, sono morta per il futuro di mia figlia e per la speranza di una vita migliore. La mia storia ha aperto le coscienze e ha dato forza ad altre donne per staccarsi da contesti criminali e cercare la libertà. Buongiorno a tutti, sono Serafina Battaglia e sono nata e cresciuta in un mondo dominato da Cosa Nostra, in cui di fronte ai reati esisteva una sola regola: non vedo, non sento, non parlo. Quando sono diventata grande, ho sposato un mafioso e ho dovuto applicare quella regola costantemente. Però le cose sono cambiate quando fu assassinato mio figlio e lì ho capito di dover fare qualcosa. Allora, senza esitare, ho deciso di denunciare i colpevoli. Io sono la prima testimone contro la mafia e sono stata abbandonata da tutti per paura delle conseguenze. Ma non mi sono fermata. E sono diventato un esempio per tutte le donne che trovano il coraggio di ribellarsi e di collaborare con la giustizia. I mafiosi sono cupi, fanno gli spavaldi solo con chi ha paura di loro, ma se si ha il coraggio di attaccarli e demolirli, diventano gli occhi. Buongiorno a tutti, il mio nome è Maria Chindolo. Buongiorno a tutti, il mio nome è Maria Chindamo e sono stata per breve tempo un'imprenditrice di rimbalzi in provincia di Vibo Valentia. Sono stata anche una giovane mamma e giovane sono rimasta perché all'età di 42 anni sono stata rapita e fatta sparire. Dopo il suicidio di mio marito, infatti, volevo curare gli interessi della terra, volevo far crescere i miei figli in modo libero, uscendo dalla mentalità mafiosa.
ma non mi è stata perdonata questa voglia di libertà, questa mia voglia di essere indipendente, di essere donna che rifiuta di piegarsi a un sistema. Sono stata punita con una morte straziante, la definita Gratteri. Sono stata data in queste maiali e i miei resti sono stati poi macinati con un tutore cingolato. Questo vi dà il senso della rabbia che chi ha ordinato l'omicidio aveva nei miei confronti, perché non potevo permettermi di sfuggire ad una rete che impone il modo di vivere, di sfuggire al potere delle cosche, rifiutandomi di cedere le mie terre a chi soffoca ogni tentativo di libertà. Beh, adesso è arrivato il momento clou, il momento più importante, perché finalmente parla l'autore del libro Seming di legalità, 12 stelle contro le mafie, Enzo Bubo. Grazie. Spero sia un libro utile, questo è il mio obiettivo, no? Spero sia di ispirazione per come sto constatando. Ragazzi, è a voi che mi rivolgo di Zagarise, perché Serzale è dovuto andare via. I ragazzi di Zagarise lo sanno che oggi siamo qui per voi, ragazzi. Siamo qui per voi e siamo qui per un grande giudice, lo si è capito, che è il magistrato Emilio Ledonne. Allora io, ragazzi, inizio prima da voi. Però, come si diceva con la professoressa Giovanna, che insegna anche presso la scuola media di Petronà e anche con il professore Vittorio, si diceva: gli alunni non li dobbiamo annoiare, nel senso che spesso quando si organizzano di questi convegni, no? Siamo gli adulti che parliamo tra di noi e i ragazzi guardano i cellulari, si annoiano e non vedono l'ora di andarsene. Invece noi, ragazzi, abbiamo organizzato il tutto in modo da catturare la vostra attenzione. Quindi oggi volevo presentare questo libro in una maniera un po' inusuale. Innanzitutto voglio presentare questo libro accostandolo ad una parola, ad una similitudine. Questo libro, ragazzi, è una tela, non l'ho scritto da solo. Adesso ve lo dico, quelle che sono state le persone che mi hanno dato una mano. Di Stefano Rossi si è parlato, di Rosetta Falbo. Come non citare l'ex preside di Petronà, che adesso rappresenta in maniera veramente meritoria il liceo classico di Catanzaro. Ma poi rischio di dimenticare qualcuno. L'intervista a Marisa Manzini. Marisa Manzini chi è? Viene minacciata addirittura in un'aula di tribunale. Prima si parlava delle cosche del Vibonese. Marisa Manzini reagisce scrivendo un libro. Cioè, attenzione alla risposta di questo magistrato: invece di chiudersi in casa e dire mi hanno minacciata in diretta, Pantaleone Mancuso, no? Minacciò in diretta Marisa Manzini. Lei scrive un libro, il libro Silenzio Caparra Stassai, no? L'ha scritto proprio anche in dialetto, lei che è di Torino, no? Non è neppure calabrese, però voleva dare un messaggio preciso. Poi, ragazzi, volevo spiegare il mio libro con due parole che hanno un'etimologia bellissima, e lo dico nel libro. La prima parola è disastro. La parola disastro vuol dire senza luce. Quindi noi, in questo libro, si parla di situazioni dove la luce non c'è. Nel libro, nello stesso libro, però, si parla anche di desideri dove la luce c'è. Quindi diciamo, no, è la cartina di tornasole di quella che è la società, no? C'è la luce, c'è l'oscurità, c'è la speranza e c'è la rassegnazione. Insomma, ci sono tante cosette, speriamo di non annoiare nessuno. Poi volevo, dato che i ragazzi usano TikTok, usano Instagram, eccetera, eccetera, voi ragazzi siete abituati a ragionare per immagine, non per parola. Mentre noi, ecco, siamo abituati ai discorsi logorroici, eccetera, voi no, giustamente dopo un po' ci mollate. E allora io ho portato delle foto, così vediamo se riesco a catturare la vostra attenzione. Allora, la prima foto che vi voglio far vedere, realizzata da un amico qui presente in sala, che è Andrea Bolotta. Ecco, io voglio dire grazie ad Andrea, perché poi ho notato che nel libro parlo più di lui
lui che di me, quindi a questo punto ecco, è lui che ha fatto il libro e non io. Allora, Andrea Bolotta è un ragazzo molto creativo, dico ragazzo perché siamo cresciuti insieme, stesso rione, stesso paese, e quindi vi voglio far vedere cosa riesce a realizzare. Questa l'ha realizzata in maniera digitale e sono le 12 stelle della legalità. La prima è Emilio le donne, poi ci sono le altre 11. Ci tenevo a dire che io conosco personalmente le biografie, i percorsi professionali di ognuna di queste stelle. Queste stelle sanno che noi oggi siamo qui, lo sanno tutti, e non vedo l'ora magari di leggere, di sapere quello che ne sta venendo fuori. La seconda immagine è questa qui. Anni fa chiesi ad Andrea, anche grazie al maestro Sella che mise lui i soldi, no? E lui era contro il bonus docenti, e disse il maestro Sella Giuseppe di Petronà, ecco, voglio fare un regalo alla scuola perché non voglio questi soldi, no? E ho detto, maestro, possiamo, se vuoi, realizzare un'opera. Cioè, sì, ma chi la fa? Io conosco una persona brava. Quest'opera di Andrea Bolotta è proprio nell'atrio della nostra scuola. Noi nell'atrio della nostra scuola ricordiamo agli studenti che non vengono a scuola per noi, perché qui si legge un aforisma: non studiamo per la scuola ma studiamo per la vita. Mi seguite ragazzi? Non studiate per la scuola ma studiate per la vita, quindi ognuno di voi studia per se stesso, per avere un progetto di vita. Questo è. La terza immagine, prima parlavo di una tela e d'estate, io questo libro l'ho scritto in 5-6 mesi. Il 12 di giugno, tornando a casa, sentivo addosso una sorta di responsabilità, di pressione, e ho detto, ecco, quando si parla di legalità a Petronà, Enzo, vedetela tu, no? Ma poi io mi sono chiesto come mai, no? Tutti mi associano a questa parola, no? Forse, non lo so, c'è qualche aspettativa, c'è qualcosa che non ho fatto, c'è qualcosa che devo completare, no? Mi sono messo a scrivere. Ecco, ringrazio la mia famiglia, dimenticavo, a cui ho sottratto del tempo, mia moglie, i miei figli, tutti presenti, i parenti tutti, tutto il clan c'è, ma non è un clan mafioso. Quindi dicevo, ci sono stati dei momenti in cui ho detto forse, ecco, non riesco, mi fermo, però ecco, c'è stato chi mi ha spronato a continuare, a portare a termine questo percorso. Dicevo, questo è un dipinto di Massimo Sirelli. Quest'estate ho visto su un giornale che lui realizzava questo murales a Conflenti. Il tribunale di Catanzaro è dedicato a Francesco Ferlaino. Passiamo da lì, guardiamo, non ci chiediamo neppure chi sia. Francesco Ferlaino è stato il primo giudice ucciso dall''ndrangheta in Calabria, sotto casa. Francesco Ferlaino aveva 5 figli, no? E non ha mai visto i nipoti crescere. Ecco, questa è l''ndrangheta. Ecco, questo murales è dedicato a Francesco Ferlaino. Perché ho scelto proprio questa immagine? Ragazzi, la vedete l'immagine? Si vede un nonno che tiene per la mano un nipotino. È bellissima questa immagine, perché ti fa capire come la legalità ha bisogno di essere accompagnata. La legalità non è gratis, che ce l'abbiamo una volta per sempre, deve essere accompagnata. Allora, la storia di questo giudice rimasto lì in un giorno d'estate, no? Era il 3 di luglio, se non mi sbaglio, del 78, se non mi sbaglio, insomma, sul libro c'è scritto tutto. Massimo Sirelli sa di questa opera, anche lui è entusiasta, dico, non ha fatto ancora la recensione, ho detto no, questa la devi fare, no? Perché gli ho mandato anche il libro, almeno la recensione me la deve fare, no? Perché ci tengo, so Massimo Sirelli, la sensibilità che ha, e quindi poi vedrò di condividerla. E che dire, io volevo dire altre cose per non parlare di questo momento, perché per me è di grande difficoltà, e lo ammetto. Ora è la volta del giudice Emilio le donne. La dirigente parlava del 10 agosto del 2003, quel giorno io ero lì sulla scalinata della collegiata dell'Assunta e mi trovavo lì, ho visto la premiazione di un principe, se non mi sbaglio, un principe Ruffo, insomma, esatto. E l'impatto non è stato dei migliori, nel senso, ecco, non mi entusiasmava come biografia. Ad un certo punto prende la parola il giudice le donne, io ero seduto sulla scalinata
E io ho avuto l'ispirazione, non so se conoscete Massimo Recalcati, psicopedagogista, lui parla di un'ora di lezione. Ognuno di noi nella vita può avere un'ora di lezione che è diversa rispetto alle altre ore di lezione, significa quelle ti incanti ad ascoltare una persona, no? E io quell'ora di lezione l'ho avuta quel giorno, e da quel giorno, no, forse è quel giorno che ho deciso di scrivere quel libro. Poi il libro è uscito fuori come Promessi Sposi, no? A distanza di 20 anni, però quando mi sono messo a scrivere il 13 giugno, no? Dopo 6 mesi compare il libro. Qualcuno a Petronà lo associa all'operazione Carpa, insomma non c'entra proprio niente, perché è impossibile scrivere un libro in 2 mesi, no? Cioè non sa l'editore cosa c'è dietro, quali sono stati gli antefatti. E arrivo alle parole che mi hanno incantato, quindi io salto un po' perché la scaletta è stata un po', diciamo, sovvertita, salto un po' e vado direttamente alle parole del giudice, poi dirò qualcosa anche sul libro che ho qui vicino a me. Allora il giudice Emilio Ledonne prende la parola sotto la collegiata dell'Assunta e ringrazia per il premio ricevuto. Grazie per il premio. L'aspetto del giudice signorile, una persona veramente garbata, gentile, che soppesava le parole, non era un oratore di quelli frettolosi, era uno che, ecco, ti faceva capire che non parlava per dire qualcosa, ma ci rifletteva su quello che diceva. Ha detto il giudice Emilio Ledonne, chissà che in questa sala queste parole non possano in qualche modo rivivere, no? So di fare un lavoro rischioso, disse all'amico Luigi Stanizzi, ma è il mio dovere e non mi tiro indietro. Ora seguitemi, disse il giudice, ho qualcosa di importante da dirvi. In Calabria il rapporto mafia società civile, come raffronto tra affiliati e la popolazione, quindi il rapporto mafia società civile, si aggira intorno al 27% in termini di densità mafiosa, lo dice la direzione investigativa antimafia. Nelle altre regioni il rapporto è del 12% in Campania, quindi Calabria 27%, Campania 12%. Andiamo a vedere le altre regioni: Sicilia 10%, Puglia 2%, il che significa che oltre un quarto della popolazione calabrese ha quantomeno un quarto, ha quantomeno simpatie per l'andrangheta. I numeri inconfutabili sono questi. In altre parole, disse il giudice, vuol dire che un cittadino calabrese su 3, e minimizziamo pure, questo lo aggiungo io, ha l'andrangheta accanto e spesso fa finta di non vederla. Va da sé che la lotta alla criminalità organizzata non deve essere lasciata solo alle forze dell'ordine, solo allo Stato. Per un mafioso che muore si crea la fila di quanti vorrebbero prenderne il posto. Serve quindi il contributo di tutti. Ognuno deve fare la sua parte. I mafiosi fanno quello che sanno fare e noi che facciamo? Beh, qua mi sono incantato e mi sono perso, no? E nel viaggio di ritorno in macchina io ho detto: mamma mia, è impressionante quello che ho sentito dire dal giudice, cioè l'emozione che ho provato in quel momento. L'anno dopo l'ho invitato a Petronà. Non mi ricordo quali canali ho utilizzato per portare il giudice per il mio primo convegno sulla legalità, il mio primo, scusate, no? Non parlo al singolare, se, eravamo sempre in tanti, c'è l'associazione Insieme rappresentata da Natalina Carpino che mi ha sempre supportato in tutte le iniziative, l'amministrazione comunale di Petronà e anche altre associazioni, e col giudice delle donne venne a Cona, un quartiere di Petronà. E anche lì ribadì il fatto che faceva un lavoro veramente rischioso, no? Ma lo faceva perché era chiamato a fare quello, quindi non ci pensava affatto ai rischi che correva, perché aveva una stella, diciamo, da seguire. Quindi ragazzi, la faccio breve, però prima vi devo dire una cosa, che nel ideare il libro, scrivendo su Google Emilio Ledonne mi compariva sempre, sicuramente al sindaco tornerà utile, mi compariva sempre questo libro qua, Borghesia Mafiosa di Mario Casaburi, ma io non sapevo che qui dentro ci fossero due capitoli scritti proprio da Emilio Ledonne, e io quelle parole
Ecco perché dico, sto libro è come se, no, era lì ad aspettarmi. E ho detto, beh, prima di scrivere il libro, no, vado a vedere come mai, no, io scrivo Emilio le donne e mi compare su Google, ci sarà qualche legame. Mi arriva il libro a casa, apro il libro e vado a trovare gli ultimi capitoli, ho ritrovato le parole di quel giorno, ho ritrovato proprio quelle parole che io ho sentito quella sera, erano scritte qua. Subito ne ho parlato con il tuo predecessore, non so come siete collocati politicamente, no? Con il tuo predecessore Piero Raimondi. Ho detto, Piero, l'avvocato Raimondi che è stato sindaco di questa cittadina, Piero, ma secondo te queste io sono le parole del giudice? Ma a me sembrano le parole del giudice. Io non avevo visto che alla terza pagina c'era scritto il capitolo 9 e il capitolo 10 sono curati da Emilio le donne. Io l'ho visto dopo averlo letto. Quindi io vi volevo leggere solo le parole, giusto per dare un senso a questa giornata. Ecco, l'ho chiamata una lectio magistralis di le donne. Sentite che parole utilizza il giudice. Vi sono lembi della Calabria, piccole realtà ma con altissima densità criminale, nelle quali le nostre forze dell'ordine vengono viste quasi come truppe di occupazione di una potenza straniera. C'è però, c'è poi una parte della Calabria che, nella migliore delle ipotesi, ha un atteggiamento di distacco, di indifferenza nei confronti del fenomeno dranghettistico, come se la cosa riguardasse gli altri e non se stessi, dimenticando che la delinquenza organizzata calabrese è una minaccia alla libertà di tutti. C'è infine chi ritiene che la mafia sia solo un problema di polizia e che debba essere solo lo Stato ad eliminarla. Occorre però che la società civile prenda consapevolezza del pericolo mafioso che minaccia intere comunità. Occorre una rivolta morale contro i poteri criminali, che possono essere efficacemente contrastati se vengono rifiutati dalla coscienza collettiva del paese. Ripeto, se vengono rifiutati dalla coscienza collettiva del paese. Mentre nell'introduzione si dice una cosa secondo me importantissima: l'andrangheta è stata ed è un fenomeno criminale che ha vissuto e vive di omicidi, violenza, prevaricazioni, sfruttamento, furti. Non esiste né è mai esistita un'onorata società buona e generosa. L'andrangheta è sempre stata ed è un'associazione di criminali che mina e impedisce ogni civile convivenza e qualsiasi crescita e sviluppo economico, politico, sociale e culturale. Queste sono le parole del giudice, non le parole mie, quindi ritrovarle a distanza di 20 anni per me è stata veramente, ecco, lì ho detto devo continuare su questa strada perché è un'ispirazione quella che mi ha portato. Poi vi volevo svelare un'altra cosa. E io collaboro molto col sindaco di Cropani, Raffaele Mercurio. Un giorno mi trovavo lì al suo comune e ho detto vado a vedere il luogo dove ho avuto l'ispirazione. Ecco, la chiesa di Cropani ha un rosone. E indovinate i pezzi del rosone quanti erano? Provate a tirare 12. Ecco, allora io quando ho visto quell'immagine, no? Non credo molto, ecco, a queste cose qui, però ho detto, mamma mia, io parlo di 12 storie, quel giorno c'era il rosone con 12, sarò stato anche un po' fantasioso, no? Però un po', chi lo sa, forse quel giorno, no? Qualcuno ha deciso per me, tutto qualcuno, forse ha deciso per me, che è qui vicino a me. Allora, che dire, e un'ultima immagine è quella che trovate sul libro, la vedete questa copertina, ragazzi? Chi ha ideato questa copertina è qui vicino a voi, spero non sia andata via. Andata via? No, non c'è. Scusa con la vista da lontano, non. Ecco, ed è Marisa Riga. Marisa Riga è lì in fondo. Se vuole venire lei a leggere la letterina, cedo. Mi deleghi, vero? Mi deleghi. Faccio io, ok. Marisa lavora presso la nostra scuola, è una risorsa come Giovanna prima, e Marisa scrive questa lettera, e nel libro una copertina, l'editore lo sa meglio di me, è la cosa che ti arriva, no? Prima di fronte per dire vediamo il libro com'è. E io devo ringraziare Marisa, devo ringraziare anche Andrea che ha dato il suo contributo, no?
nel metterlo insieme, ma l'idea è stata di Marisa. E Marisa spiega perché c'è questa mano, perché ci sono i giornali dietro, il tricolore. Ecco, e Marisa scrive: quando il professore Cubo ha condiviso l'idea di scrivere un libro sulla mafia, sulla legalità, sulle persone che hanno lottato contro questi sistemi e pagato a volte con la propria vita, mi è venuto spontaneo dire: anche io vorrei collaborare, dare il mio piccolo contributo alla realizzazione del libro. E ho proposto di illustrare a modo mio, secondo la mia interpretazione, cos'è per me la legalità in questo momento in Italia, ma soprattutto in Calabria, che è la terra dove sono nata, dove vivo, terra a cui, dolente o nolente, devo qualcosa. E ho voluto farlo così, un dito grande che silenzia, che impone, quasi a coprire le altre immagini sottostanti, grande e imponente, come grande e imponente è questa piaga sociale, un dito grande e anonimo, cui non sono legati né volto né identità, esattamente come la mafia, anonima, senza volto, ma imponente, presente, una presenza che tutti percepiscono ma che non si vede perché agisce nell'ombra e in ogni settore della nostra vita, soprattutto là dove ci sono ingenti interessi economici che tutti percepiscono, di cui nessuno parla per paura e anche per omertà. A questo proposito mi viene in mente una frase di Peppino Impastato, una stella di cui si parla nel libro, che diceva: la mafia uccide il silenzio pure. E l'essere mafioso non è solo essere parte di un clan o avere legami di sangue con l'andrangheta e altre associazioni criminali. La criminalità è dove non c'è onestà di sentimenti, dove ci sono collusi e corrotti in giacca e cravatta, che stringono accordi con personaggi senza scrupoli, pronti a tutto, e che tirano i fili dell'economia a loro piacimento e non si creano nessun problema o remore a calpestare i diritti e la libertà degli altri, delle persone oneste e buone. Il dito induce al silenzio, a tacitare l'informazione, la comunicazione, la notizia, la verità. La mafia dilaga laddove c'è ignoranza e dove terreno fertile, e trova terreno fertile tra le persone povere di spirito di iniziativa, propense al facile guadagno, che ignorano effettivamente cosa significa la parola legalità. A rappresentare questa informazione sono due testate giornalistiche pubblicate non a caso nel sud, dove la mafia purtroppo ha trovato terreno fertile e si è poi diffusa in tutto il mondo, corrompendo anche, come ho detto prima, ambienti di potere. Poi ho voluto rappresentare lo Stato con il tricolore italiano e ho voluto questa considerazione: dov'è lo Stato in tutta questa situazione? Lo Stato quello vero, quello legale, quello che sta dalla parte dei giusti, che deve contrastare quella parte marcia dello Stato, dov'è? Dove sono le istituzioni che parlano di legalità? Secondo me c'è un po' di assenza delle istituzioni, non sono abbastanza presenti a livello di territorio, a livello scolastico, a livello locale, e sono presenti molto poco. I giovani vanno educati ad una mentalità sana, pulita, onesta, soprattutto nel nostro territorio, dove sono maggiormente esposti alla dispersione scolastica, con poche alternative di vita futura. Spesso vivono in famiglie che sono vicine o che hanno legami familiari con persone legate alla mafia locale. Ecco, secondo me lo Stato dovrebbe essere più presente, si dovrebbe usare più spesso la parola legalità, soprattutto nelle scuole dove i ragazzi si formano. L'ho rappresentato con una scia tricolore che si fa è sempre più debole, si affievolisce, che va dissolvendosi, che si allontana sempre più con l'intenzione di sottolinearne l'assenza. Questo era il mio messaggio e spero di esserci riuscita. Marisa Riga, autrice copertina libro Semi di legalità di Enzo Cubo. Adesso ragazzi, partono tre video e ve li dico prima, così possiamo, posso continuare io? Allora, partono tre video e il primo è dedicato, e avevamo invitato i carabinieri sicuramente per impegni. Ci sono? Il maresciallo? Ah, il comandante. Grazie maresciallo, chiedo scusa, non l'avevo visto. Vogliamo immediatamente l'occasione che ci eravamo proposti prima di dare il saluto e il benvenuto per la sua presenza al comandante dei carabinieri di Zagarise, Gaetano Fazio, e colgo anche l'occasione
per dare il benvenuto e il grazie di essere presenti ad altre autorità culturali, ad amministratori che insomma sono limitrofi a questo centro bresilano, all'architetto Salvatore Dozzo, allo scrittore Pasquale Talarico, all'avvocato Apollo. E poi dobbiamo anche dare un ringraziamento al presidente del centro anziani, no, che ha curato l'organizzazione, a Torino Mangoni, insieme al professore Vittorio Grassaniti, che abbiamo accennato prima, con questa sua regia per le proiezioni e per la buona organizzazione della voce terrestre. E quindi adesso vedremo questi tre video e quindi poi siamo verso la conclusione. Certo. Allora, i video sono tre. Il primo vuole essere un omaggio all'Arma dei Carabinieri. Ho dedicato un capitolo proprio all'Arma dei Carabinieri e al fatto che l'Arma dei Carabinieri spesso viene nelle scuole per fare prevenzione. Quindi spesso quando si parla dei carabinieri uno pensa alla multa, pensa all'aspetto repressivo. E invece ogni anno i carabinieri vanno nelle scuole per incontrare i ragazzi. Quindi io ho voluto, per rendere omaggio alla benemerita, farti vedere un video su una storia che è successa a Polistena. A Polistena c'era un carabiniere che non era in servizio, aveva appena 25 anni, Rosario Iozia, si chiamava così. A un certo punto vede dei movimenti strani in un uliveto, ecco, e lui, che poteva anche fregarsene, non era in servizio, no? Dice, me ne vado. Scende dalla macchina e vede che quei signori, c'era anche un latitante in quel gruppo là, quei signori, ecco, avevano in mente di fare qualcosa sicuramente di losco, no? Avevano una pistola in mano e intima l'altro. È una storia veramente incredibile, da brividi, perché a distanza di tempo un suo collega, che è Giancarlo Scafuri, prende la parola in una chiesa, Gioia Paolo se non erro, e adesso vedrete il video, cosa dice quel carabiniere, le parole che usa, cioè veramente un video da vedere e rivedere. Nel secondo video, che li facciamo, li mandiamo tutti uno dietro l'altro, è di Nuccio Ordine, un grande professore dell'Università di Cosenza. Lui ci insegna che o le cose le facciamo con passione o ci perdiamo. E se ci perdiamo arriva la corruzione e si ruba, si imbroglia, ecco, e si, diciamo, no, sparge tanti disvalori nella società. Anche questo è un video veramente virale. E quindi io non voglio solo presentare il libro e usare le parole, mi piace presentarlo un libro così, con le immagini, con i video, con le testimonianze di chi vuole prendere la parola, perché siamo aperti al confronto, come diceva il sindaco. Il terzo video è che, lo dico ai ragazzi, esistono dei reati anche a livello ambientale, e c'è un altro video che mi lascia veramente basito. E quindi io ogni volta li vedo, li rivedo, quando li perdo di vista dico, ecco, vado a vedere cosa ha detto, no? Perché come se mancasse qualcosina. Ecco perché quando parlo di semi di legalità come una tela, dove non solo Enzo Bubbo forse come nei convegni della legalità ha messo insieme tante cose, no, però non sono solo io l'artefice di questo libro. Se dovesse aver successo, e badate bene, non mi interessa niente vendere copie del libro. Io ho già un lavoro, non mi interessa vendere copie del libro, a me interessa solo parlare di questa tematica. Stop. Grazie. Siete piccoli, siete bravi, siete giovani, siete tutti per bene. Qui siete accompagnati dalle vostre insegnanti, dalle vostre insegnanti. Bene, questo è Rosario. Qui c'è una mamma che dopo 30 anni continua a piangere il suo figliolo. Questo è Rosario, guardatelo bene, ragazzi, andate a casa. Bravi, alzatevi in piedi, perché fa onore a Rosario. Signori insegnanti, spiegate bene che cos'è l'andrangheta. Caro Andrangolo, la strada è chiara. C'è solo una strada, non ce ne sono altre. Questi sono gli effetti e i risultati dell'Andrangheta. C'è una mamma che dopo 30 anni ancora piange suo figlio. Spiegate bene a questi ragazzi, spiegate bene in modo tale che loro possano
Io insegno nell'Università della Calabria a Cosenza, dove vengono tanti ragazzi da famiglie che non hanno possibilità economiche. Ho visto una cosa, che i ragazzi che studiano con passione riescono, poi trovano una strada dignitosa nella società. Quindi, a rischio di essere giudicato irresponsabile, io vi dico, ragazzi, scegliete la vostra passione. Studiare con passione o prendere una laurea solo per andare a guadagnare dei soldi, c'è una differenza enorme. Vi do una testimonianza di vita molto eloquente. Vado a fare lo scorso anno una conferenza in un festival della letteratura a Pordenone, che è nel nord dell'Italia, e alla fine della mia conferenza una signora si alza, poteva avere 50 anni, e in lacrime, davanti a tutti gli studenti, mi dice: professore, lei mi ha fatto commuovere, perché senza saperlo ha parlato della mia vita. Io oggi vivo a Pordenone, sono un dentista, guadagno tantissimi soldi, però sono infelice, perché tutte le mattine mi alzo, vado a lavorare e vado a fare una cosa che non mi piace, perché i miei genitori mi avevano obbligato, e io come donna di più dovevo sottostare alla forza delle indicazioni dei genitori, non avevo scelta, di prendere medicina e di fare il dentista per guadagnare dei soldi. Perché sono qui? Perché la mia passione è ascoltare le persone che parlano di letteratura, perché io voglio leggere e non ho il tempo di leggere perché il mio lavoro me lo impedisce. E allora cosa vi dico, ragazzi? Con molta umiltà vi voglio dire che io non farei un altro mestiere, ma neanche se mi offrissero 1 milione di euro al mese, 12 milioni di salario all'anno. Perché? Perché quando tu ti svegli la mattina e vai a fare una cosa che ti rende felice, perché questa è la mia passione, io questa cosa qui non la cambierei con tutto l'oro del mondo. Ed ecco perché io vi dico, ragazzi, impegnatevi, perché voi siete arbitri della vostra vita, voi potete costruire il vostro destino, e anche se la via della passione è sempre la via più difficile da seguire, però poi vi darà delle ricompense straordinarie. E tenete presente una cosa: se nella nostra società c'è un livello di corruzione altissimo nelle professioni, questo dipende anche dal fatto che molti si iscrivono a medicina per guadagnare soldi e poi fanno i medici che vogliono guadagnare soldi, si iscrivono a legge per fare soldi e poi saranno gli avvocati che vogliono guadagnare soldi. Quando tu fai una cosa per passione, nessuno ti può corrompere, perché la tua passione è la guida sicura di quello che tu devi fare. Quando tu scegli la scuola pensando al lavoro, commetti un errore grandissimo. Non lo dico io, lo dice uno dei più grandi scienziati della storia dell'umanità, Albert Einstein. Albert Einstein dice: se tu chiedi a un bambino della scuola media di scegliere la scuola superiore e l'università, come si fa oggi, in funzione di un lavoro, tu sei un criminale. Perché sei un criminale? Perché stai corrompendo quel ragazzo. Perché? Perché la forza della cultura, dice Einstein, sta in una cosa che è la curiositas, è la vostra curiosità. Se voi siete curiosi e non pensate al lavoro, voi siete delle spugne che potete assorbire a scuola e poi all'università tutti i saperi possibili. Quello che conta è prepararvi come cittadini, donne e uomini liberi, alla vita. E la curiositas, quando tu hai una cultura di base generale, ti consente di fare tutti i mestieri possibili. E basta. Ah, quindi solo questo? Basta, dicevo a lui. Che
Ciao. Secondo uno studio del 2050 ci saranno più plastica che pesci. E questi pesci intanto si stanno mangiando tutta la plastica. E poi noi mangiamo loro. Appunto. Quindi anche noi mangiamo la plastica. Anche noi. Esatto. Quella che butti tu. In questo momento gli oceani contengono oltre 165 milioni di tonnellate di plastica. Milioni di tonnellate. La maggior parte sono bottiglie. Sai quanto tempo ci mette una bottiglia di plastica a degradarsi? Mille anni! Mille anni? È ancora un fiocchetto! E una cicca di sigaretta? Cinque anni! Cinque anni come me! Ah, cinque anni sono pochi! Ma sono sempre cinque anni! È come se anche Birullo si gettasse un camion di rifiuti nel mare! Uno al minuto! Tutti al mare! Questa non mi sembra una spiaggia! È più una discarica! Se continui così, dice l'ONU, che io tra 40 anni non potrò più fare il bagno. E chi ci sarà fra 40 anni? Tu? Boh. Io sì! Comincio ad avere paura di respirare l'aria, perché sento che è sporca. E che è sporca, io lo so. Ho paura di andare al sole. Perché brucia troppo. E tra poco avrò paura pure di fare il bagno. Io voglio andare a prendere un bagno di plastica! E se mi ammalo? Di una cosa brutta? Quando tu eri piccolo come me? Mica ti preoccupare. Mica ci pensavi prima di tuffarti. Anzi, non vedevi l'ora di fare il bagno. Ed io non merito la stessa cosa. Continui a vivere come se ci fosse ancora chissà quanto tempo. Invece, il tempo sta finendo. Sai quanto tempo ancora abbiamo per salvare il pianeta? L'unico che abbiamo, ovviamente. 12 anni. 12 anni? 12 anni? Ma è pochissimo. In realtà non facendo nulla. Anzi, compri butti e non ti muovete. Compri i butti, compri i butti, compri i butti. Anche bello che da oggi le regole le faccio io. Usa una borraccia invece di mille bottiglie. Un bicchiere di vetro al posto di mille di plastica. E basta con le cannucce. Non sai bere direttamente dal bicchiere? Io sì, anch'io. Tieni il tuo mozzicone qui, che il mare non è il tuo posacenere. E poi riduci, riusa, rottami, ricicla. E trova tu altre soluzioni. Inventale. Io sono solo un bambino. Ma posso darti una mano? Non sei mai troppo piccoli per fare la differenza. Ma neanche troppo grandi per fare di questo mondo un posto migliore. Manca pochissimo. Ma possiamo ancora fare qualcosa. Devi ricominciare tu. Fallo per me. 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 Siamo alle battute finali e dopo aver ascoltato le parole, la lezione magistrale di Emilio Ledonno, docente universitario, Lucio Ordine, addirittura le parole di Einstein, io posso soltanto dirvi quattro parole terra terra. Un semplice grazie a Enzo Pupo che ci ha fatti ritrovare qui oggi, che ha organizzato con amore questo incontro. E Enzo Pupo potrebbe dedicare il suo tempo a Petronà, tempo libero, no? Dopo il suo impegno a scuola, o andare a fare l'orto, o andare a fare footing, i suoi sport preferiti, a stare con la famiglia, con i figli, ma una parte rilevante del suo tempo la dedica alla società, al sociale, ad affrontare una tematica, a organizzare questi incontri di legalità, a scrivere il libro, perché scrivere non è l'ispirazione del poeta che si siede, prende un bicchiere di vino rosso e con tutta la pace dei sensi aspetta l'ispirazione e scrive. Scrivere è una delle fatiche più grandi, è faticosissimo scrivere, si sudano sette camicie, si dice, per scrivere. Altre due parole terra terra, mafia, ma stiamo parlando di 'Ndrangheta. Cioè, ma è possibile che in Calabria, dove col trascorrere degli anni abbiamo anche superato il tabù del sesso, e noi continuiamo a parlare di 'Ndrangheta, di mafia. Quando ero bambino io andavo al mare a Cropani e mia nonna, le donne si immergevano nell'acqua per fare il bagno con un vestito, quello era il costume da bagno, era una specie di camicia da notte
che si indossava e arrivava fino alle ginocchia. Quindi una donna si immergeva nell'acqua vestita, perché la donna non poteva far vedere il proprio corpo. Al mare quest'estate avete visto, come dire, i costumi più alla page, più alla moda, no? Che mettono molto in evidenza il corpo sia degli uomini che delle donne. Quindi un tabù come il sesso viene superato in Calabria. Questa cosa invece di cui si parla, si scrive, si... questa 'ndrangheta ce l'abbiamo, no? Nelle cifre citate dal magistrato Emilio Dello accanto a casa, perché ogni tre persone abbiamo a che fare con questa realtà, anche se chiudiamo gli occhi, facciamo finta che non ci sia. Ha citato in Sobubu un'indagine portata avanti, un'inchiesta con degli arresti, eccetera. Fa l'intervento alla magistratura, arrivano i carabinieri, arrestano, se ne vanno, eccetera. Dopodiché leggi sulla Gazzetta del Sud soffocato il paesino che sia Cronopano, Petronà, eccetera, sotto la morsa dell''ndrangheta, adesso è stato liberato perché hanno arrestato 30 persone, 50, eccetera. Bene, dopodiché la società civile non esiste, non esiste la Chiesa. Non esistono le 100 associazioni che ci sono in tutti i nostri paesi, non esiste nessuna forza sociale, non esiste nemmeno un gruppo di ragazzi che prendono, che so, una candelina e dicono facciamo la marcia, oppure andiamo a dire grazie a Emilio Le Donne o al magistrato di turno o al pubblico ministero. Non esiste nulla. E quindi poi ci lamentiamo del fatto che, appunto, e lo scriviamo e lo diciamo, che questo tipo di delinquenti vanno colpiti non soltanto dalle forze dell'ordine, non soltanto dalla magistratura, ma andrebbero bocciati dalla nostra vita quotidiana, no? Dal boicottaggio e dal comportamento che tu hai reverenziale nei confronti del boss, perché poi riconosciamo tutti, no? Nei nostri paesi chi delinque e chi non delinque, però tutti quanti proni, sottoposti, eccetera. Quindi questa società civile, oltre che sui libri, sui giornali e nei convegni, dovrebbe uscire fuori. Ma non ci vuole poi tutto questo coraggio, perché bisogna soltanto accendere la scintilla e poi si infiamma, perché il bene è contagioso. Ultima parola, terra a terra. Fare il delinquente, e mi riferisco soprattutto agli alunni che oggi ci stanno ascoltando con davvero tanta pazienza e sono preparati ad affrontare queste tematiche. Fare i mafiosi da scemi e da cretini. L'unico vantaggio che è emerso oggi è quello che tu hai più soldi, ma fai una vita disperata. Tu guadagni più soldi, poi vai a dormire a casa ma non ti addormenti, perché pensi, ma mi ha ripreso la telecamera quando io ho acceso la bottiglina con la benzina sotto la macchina del presidente della regione, o ma chissà che quello della parte contraria non viene a sparare mia moglie quando esce da scuola. E quindi ti arriva l'ansia, ti arriva la preoccupazione. Guadagni di più, certo, hai più soldi, ti compri la macchina, ti senti più importante. Dopodiché, a un certo punto, anche se appare, no, che non ti tocca nessuno, passa un anno, due, cinque, ma nel paese lo sanno tutti che io faccio il delinquente, eppure non mi arresta nessuno. Allora la gente comune cosa pensa? Dice, ma questo ha così potere, è così importante, che non lo tocca. Tanto, i carabinieri lo sanno che è lui, la polizia pure, i magistrati pure, ma questo è ancora lì. E quindi si radica ancora di più questo potere finto che ritiene di avere, ed è qui la fregatura, perché poi lenta ma inesorabile la giustizia arriva. Finisci in carcere, tua moglie resta fuori casa, i tuoi bambini vivono lo shock del padre arrestato, tua moglie dopo 4-5 anni si mette con un altro uomo e tu lo vieni a sapere quando sei in carcere. Hai l'esistenza rovinata per sempre.
fare il mafioso, il delinquente è da cretini. Conclude Enzo Bubbo, che ufficialmente e formalmente consegna il libro ai familiari del giudice Emilio Ledon, che prego di avvicinarsi gentilmente e naturalmente di dare una parola. Una fotografia. Ringraziamo tutti ovviamente. Prego, ti prego, avvicinatevi gentilmente all'avvocato Pasquale. Devo esprimere il mio ringraziamento mio e della mia famiglia a tutti quanti che avete preso parte a questo ricordo di papà, mentre al nostro gruppo che ci ha ospitato, sindaco, amico, Domenico, soprattutto a tutti i relatori ovviamente, Luigi Starizzi, e anche e soprattutto del suo pubblico per la sua passione con la quale ha scritto questo libro e si è prodigato, e soprattutto ha scelto Zaganese come location, diciamo così, per la presentazione del libro dedicato in parte anche a papà. Ma soprattutto il messaggio deve arrivare forte e chiaro a voi giovani. Papà, oltre ad essere stato un grande magistrato, è stato un uomo estremamente gentile. Ecco, siate gentili, perché assieme alla gentilezza, come diceva Esopo, anche un piccolo gesto, anche se piccolo, di gentilezza non è mai sprecato. Ora, oltre a questo, dovete dare un senso alla vostra vita, quindi gentilezza, e un senso di legalità alla vostra vita. Con questi sentimenti, come avrebbe detto papà, vi ringrazio tutti e vi abbraccio. Vi prego di alzarvi in onore e in ricordo del giudice Emilio Ledon. Grazie.